Allora, questo è un video specializzato, monotematico, sulla presunta storia d'amore tra Claudio e Liliana. Molte cose le abbiamo già dette, le ripeteremo, aggiungeremo qualche cosina in più che non c'è stata negli altri video e vi dico, fra l'altro, visto che il video è tutto su questo argomento, cercheremo anche di dare un po' di contesto, perché alcuni, l'ho capito da alcuni commenti, da alcune email, non hanno compreso bene perché sia così importante. Magari l'hanno confuso quasi per pettegolezzi a corredo di questo caso. In realtà è molto importante a questa storia capire se è vera o no, o come era la qualità di questo rapporto tra Claudio e Liliana. Parlando del video precedente, beh, diciamo che ringrazio Nicola perché il suo video successivo al mio, in cui ho parlato molto di quel video, si parlava dell'ipotesi che non fosse Liliana quella ripresa dalle telecamere. È stato molto diplomatico, compassato, per cui me lo aspettavo anche, diciamo, perché so che è una brava persona, Nicola, non se la sarebbe presa e quindi tutto bene, sono contento così. Poi devo dirvi una cosa, l'argomento è monotematico, no? Però dato che poi c'è una sezione commenti piuttosto corposa che non ho ancora fatto, ma dovrò farla e i commenti interessanti che ho trovato dei vostri commenti sono davvero tantissimi, quindi potrebbe essere un record di lunghezza questo video. Fatto sono non sono soltanto convenevoli, sono argomenti concreti sul caso e mi darà spunto anche di parlare di alcune cosette in più che non riguardano in modo specifico la storia d'amore tra Claudio e Liliana. Per cui ci saranno piccole divagazioni nella sezione commenti. Per cui adesso incominciamo subito. Allora, vi dicevo che dato che questo è un video specializzato, voglio spiegarvi anche un po' il contesto, cioè tra i commenti, soprattutto email, c'è anche chi mi ha detto: ma perché tu e Nicola parlate sempre di questi pettegolezzi tra Claudio e Liliana? Come dire, sono cose da novella 2000, da gossip, parlate del caso, parlate degli alibi, dei moventi, del DNA magari. Come dire che fosse una cosa superficiale questa presunta storia d'amore tra Claudio e Liliana. In realtà è molto relativa alle indagini, perché a seconda che siano vere o meno le cose che ci racconta Claudio, cambia tutto in questo caso. Se quello che lui ci dice è vero, soprattutto il fatto che Liliana ha detto a lui, e solo a lui, come vedremo, che stava per lasciare Sebastiano, questo crea un grande movente per Sebastiano, che allora l'ha scoperto prima e ucciso Liliana, che sarebbe il classico tema dei femminicidi. D'altronde devo dire che a pensar male un pochino esce sospettato anche Claudio, perché a volte non sono solo i mariti a uccidere una donna, ma anche gli amanti magari se vengono un po' rifiutati, se hanno galoppato troppo con la fantasia e la donna magari vuole restare col marito, per esempio. Comunque diciamo che se questa storia è vera, cambia tutto. C'è un triangolo da analizzare, Sebastiano, Claudio e Liliana. Se invece, guarda un po' le ipotesi strane che uno fa, non fosse vero per nulla, allora sarebbe una grande distrazione. Sapete, no? Le armi di distrazione di massa che sono le televisioni. Tutti a parlare del triangolo Sebastiano, Claudio, Liliana, e magari non c'entra nulla con la causa della morte di Liliana. Magari bisogna cercare in altre direzioni, per altri motivi. Ma intanto tutti parlano di questo. E ne parliamo anche noi oggi, per dimostrare che è poco realistico in molti punti il racconto di Claudio. C'è un'altra premessa che è importantissima per me, perché ci tengo. Un'amica, una cara amica, che mi ha scritto più volte in passato, che si chiama Anna Maria, mi ha fatto insomma molti complimenti, la ringrazio, mi ha detto però l'unica cosa che mi delude è quando ti metti a prendere in giro l'amore tra Claudio e Liliana. Perché, mi dice Anna Maria, anche le persone anziane possono avere storie d'amore, avere una grande passione, anche se magari non c'è più il sesso. Allora, vi ho già risposto in privato ad Anna Maria, ma voglio spiegare a tutti perché magari altri potrebbero aver avuto lo stesso dubbio, che è un qui pro quo, un lapsus. Io non è che ho, sì, sicuramente ho fatto dell'ironia nel raccontare alcuni dettagli di quella storia, ma la mia ironia non è dovuta al fatto che mi sembra ridicolo che qualcuno, una donna, si possa innamorare di un uomo di 80 anni passati, che fra l'altro non ha più la prostata, come ci racconta Claudio, e quindi non può, diciamo, non si può avere una vita sessuale normale con lui. Non era quello il punto.
Io non ho dubbi che ci possano essere grandi storie d'amore, anche e soprattutto, come vedremo tra un attimo, farò anche un esempio tra persone, diciamo, un po' attempate. E il sesso è più una fonte di disturbo quasi, e disturbo nel senso che sì, può avere i suoi vantaggi anche piacevoli in quei momenti, però crea confusione, no? Soprattutto negli uomini. Un uomo può essere così attratto da una donna a livello erotico, sensuale, sessuale, che tutte le emozioni che prova pensa, è amore, quando invece magari è solo attrazione fisica. Quando non c'è più questo, tra virgolette, problema, l'amore è ancora più vero, più autentico, più sicuro. Quindi no, assolutamente, io non ho mostrato molti dubbi e molto scetticismo sulla storia tra Claudio e Liliana perché è troppo anziano Claudio o perché non può più essere un amante a livello sessuale. No, 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 no. Ci sono motivi concreti per come ce l'ha raccontata lui o per come non l'ha raccontata Liliana, per cui è lecito avere qualche dubbio. Ma di per sé, facendo un piccola parentesi romantica, io certo che credo che ci possa essere l'amore anche in tarda età e che possa durare fino a tarda età. A questo punto vi devo assolutamente raccontare un episodio di quella che forse è la coppia famosa d'Italia con l'amore più grande, ecco, perché quando noi pensiamo alla coppia famosa, alcuni vengono in mente magari Albano e Romina, che però hanno avuto i loro problemi e sono anche separati poi. Qualcun altro a sentire Celentano, Adriano e Claudia Mori. Ma anche loro hanno avuto qualche problemino con Ornella Muti, non voglio niente, ok, è andata così, poi sono tornati insieme, comunque è una bella coppia, Adriano, Celentano e Claudio Amore. Qualcuno magari, se si ricorda i nomi, pensa a quel ragazzo tatuato, di quella biondina magrolina, La Ferragni e il rapper buono, non mi ricordo i nomi, abbiate pazienza, non sono della mia generazione, ma non dubito che siano persone meravigliose. Comunque sono molto giovani, per cui vedremo tra 20, 30, 40 anni se sono ancora insieme, per dire, io spero di sì. Ovviamente lo auguro loro, glielo auguro. Ma la grande storia d'amore in Italia, tra coppie famose, è stata quella fra Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che quelli della mia generazione ricordano benissimo, i giovanissimi magari un po' meno. Hanno iniziato a essere famosi negli anni 60, e si sono messi insieme negli anni 60 e sono rimasti insieme fino alla morte, più di mezzo secolo, e si sono amati alla follia. Infatti c'è un retroscena che per me è così un po' agrodolce, cioè che loro erano comici, giusto, e facevano un sacco di scenette insieme. In queste scenette il leitmotiv era sempre lo stesso: che rottura essere sposati, e quindi i mariti odiano le mogli e le mogli odiano i mariti, passavano il tempo a dirsi peste e corna e a farsi i dispetti. Ma quella era una finzione scenica. Mi ricordo una scenetta che finiva addirittura al cimitero con Raimondo che andava a trovare la moglie appena morta e faceva delle battute un pochino di humor nero, diciamo. Però quella era la finzione. Nella realtà si amavano la pazzia. Nessuno in Italia è stato insieme così a lungo nel mondo dello spettacolo, dove sappiamo che è un po' più difficile andare avanti perché ci sono più tentazioni, no? Tanti ragazzotti, ragazzotte, belline, così, che ti girano intorno, per cui più tentazioni. Voi pensate che, come tutte le storie vere, come ci ricorda Hemingway, le storie vere finiscono sempre con la morte? Si riconosce un film perché c'era scritta The End e musiche romantiche, ma non si sa cosa succede dopo. Le storie vere finiscono con la morte. E quando è finita questa storia? Prima è morto Raimondo, quando aveva 88 anni, e Sandra impazzì di dolore. La leggenda vuole che cercò di uccidersi subito, infilandosi non si sa cosa in un occhio. Riuscirono a fermarla, anche se poi al funerale si vedeva questo bendaggio vistoso sull'occhio sinistro, mi pare. Da notare, fra l'altro, che Sandra era atea, che non è una colpa. Però può essere un po' una sfortuna in certe circostanze, perché non si ha nessuna consolazione, nessuna speranza, no? Avete presente quei necrologi molto toccanti di una persona appunto allo scomparso, quasi che fosse un messaggio al caro appena dipartito. Continuerai a seguirmi dal cielo, un giorno ci rincontreremo, no? E Sandra no, Sandra era atea e fece un necrologio assolutamente agghiacciante, un grande spazio bianco e come unica scritta lui non c'è più. Così, così si lasciano gli atei. Comunque insomma gli hanno impedito di uccidersi lì sul momento, ma non potevano impedirlo per sempre, si è lasciata andare molto e dopo pochi mesi, pur essendo lei molto più giovane di Raimondo, morirà anche lei, se n'è andata anche lei e chissà. Magari poi ha avuto una sorpresa, speriamo, perché
alle volte diciamo che è anche bello sbagliarsi. Comunque, io non ho nessun dubbio, pensando a questa storia e a tante altre, devo dire, di gente meno famosa, che Sandra amasse alla follia Raimondo, anche se, guarda caso, anche Raimondo aveva avuto lo stesso tipo di problema alla prostata di Claudio e già da 10 anni in più anche lui non era più attivo sessualmente, ma chi se ne frega, l'amore è un'altra cosa. Quindi no, assolutamente, non vorrei che si confondessero certe mie ironie con una specie di disprezzo nei confronti del possibile amore, diciamo, in tarda età. Per me la durata giusta, logica, che ti devi aspettare per l'amore vero è per sempre, capito? Perché se uno mi dice, quello lì 2 anni fa lo amavo, e adesso mi sembra un cretino qualsiasi. Ok, però a sto punto forse non era amore vero. È un'infatuazione, una cotta, attrazione fisica, avete fatto ginnastica, queste cose qua, però non è amore vero. L'amore vero dura per sempre, io sono un romanticone e questa è la mia idea. Quindi no, se io ho espresso dubbi e soprattutto ironie, non era certo per l'età avanzata di Claudio, e non così avanzata, ma comunque un po' attempata di Liliana, ma proprio per quello che ci ha raccontato Claudio e quello che sappiamo anche dal contesto. E adesso difatti entriamo in dettagli per capire, ma questa volta parlando seriamente, perché ci sono alcune cose che non quadrano nel racconto di Claudio. Allora, cerchiamo di capire perché, per motivi razionali, è lecito avere qualche perplessità sul racconto di Claudio. Diciamo che innanzitutto lui, l'abbiamo sottolineato più volte, ha fatto un racconto della sua storia con Liliana all'inizio e poi ha cambiato. E quando uno ti racconta sullo stesso argomento due cose diverse, tu incominci a dubitare un po', perché non è possibile che un giorno sia zuppa e l'altra volta sia pan bagnato. Lui all'inizio ci ha detto, era solo una vecchia amica che una volta ogni 2 settimane, un giorno ogni 2 settimane veniva a stirarmi le camicie e basta. Poi dopo incomincia a essere il grande amore che ritorna, e le notti romantiche al cimitero, non mi fate parlare dei lumi da morto di nuovo, e adesso metto fuori idromassaggio e poi i bacini, non sulla bocca, ci mancherebbe, però insomma un'ora filata da si bacini, anche se non sulla bocca, è una cosa un po' forte, diciamo, come rapporto semplicemente tra fratello e sorella. Io sono 2 anni che non do un bacetto sulla guancia a mia sorella, a nessuna delle mie 2 sorelle, perché c'è stato il Covid. Sì, però ho capito, ma non ci si abbraccia più adesso solo per quello, ma lasciamo stare, sono un po' paurose del Covid. Comunque, quella era una storia, poi quella dopo era completamente diversa, e allora se tu mi dici 2 cose completamente diverse, io incomincio a dubitare che tu sia o sincero o che abbia una buona memoria, perché tra i tanti dubbi c'è anche quello che abbia una fantasia un po' spiccata. È una cosa comune, soprattutto agli uomini soli, illudersi quasi, no? Che la donna che ti è solo un po' amica in realtà ti ama. Solo che in realtà l'errore in buona fede in questo caso è difficile da credere, perché quando Claudio ci racconta Liliana vuole lasciare il marito per venire a vivere con me, e me l'ha detto lei, questa non sarebbe più una immaginazione. Comunque io non voglio pensare male, ma bisogna anche pensare bene a volte. E quindi facciamo anche l'ipotesi, cerchiamo di capire come potrebbe funzionare un'ipotesi in cui Claudio è stato sincero. Ma come mai ha raccontato cose così diverse? Un'ipotesi è questa. In questa ipotesi diciamo che c'è veramente questa grande storia d'amore con Liliana. Perché lui all'inizio non ce ne parla? Perché non vuole infangare la reputazione, il buon nome di Liliana, perché Liliana era sposata. E quindi lui ha pensato, se racconto di tutti i baciotti che ci davamo, delle giornate, dell'idromassaggio, eccetera, eccetera, sembra una donna sposata che fa cose un po' intime con un altro uomo, rovinerebbe la sua reputazione. Quindi Claudio ha pensato, questa cosa non la racconto, racconto che invece eravamo solo amici e veniva solo a stirarmi le camicie. Perfetto, però dopo cambia idea. Come mai cambia idea? Io ho una mia immagine mentale. Vedo qualcuno che lo consiglia. Qualcuno che gli fa un discorsetto, che gli dice, Claudio, non so che tu sei un tipo molto riservato, che non vuoi parlare molto, eccetera, non vuoi raccontare cose intime delle tue conquiste, ma in questo caso c'è un caso di omicidio in corso, è molto importante che tu spieghi bene che Liliana voleva scappare con te, che voleva lasciare il marito, perché magari è per quello che Sebastiano, il marito, ha ucciso Liliana. Se tu lo dici, gli inquirenti lo sanno, l'opinione pubblica lo sa, e così si risolve il caso.
Se tu invece non lo dici perché sei troppo riservato, e magari Sebastiano la fa franca, sarebbe molto ingiusto questo. Claudio se l'è bevuta e quindi ha incominciato a raccontare tutti questi dettagli. È una possibilità, no? In quest'ottica quindi non ci sarebbe un confronto tra due racconti in cui uno nega l'altro e quindi c'è una bugia, ma piuttosto un primo Claudio, quello riservato, che non è che abbia mentito, però non ci ha raccontato tutta la verità. Ha evitato i particolari intimi. Diciamo che quello del massaggio poteva evitarselo anche più tardi, in effetti, perché non cambia molto nelle indagini. Poi dopo incomincia a raccontare il resto della verità. È una teoria interessante. Adesso vi faccio vedere, però, faccio sentire un'intervista, che è una delle prime, che sono quelle più interessanti, perché era il Claudio riservato, in cui Claudio, come vedremo, ci dice un piccolo retroscena che secondo me è importantissimo. Ma chi è quest'uomo e che rapporti aveva con Liliana? Abbiamo mantenuto un rapporto di affettuosa amicizia per più di 40 anni. Ho detto più volte in questi mesi scorsi, ma perché non dici a Sebastiano che tu qualche volta il martedì vieni qua? E dice no, no, è meglio di no, è meglio di no. Allora, avete capito? Sì, lo so, ve l'avevo già fatto vedere. Ovviamente questi video monotematici riprendono anche alcuni temi che ho già affrontato di sfuggita in altri video, ma questo è tutto concentrato sullo stesso argomento. In pratica, Claudio dice qualcosa che è fondamentale e è qualcosa di diverso da omettere di raccontare la verità. Dice qualcosa che è in contrasto con la verità successiva del eravamo amanti. Perché lui dice praticamente che Liliana era un po' preoccupata di farlo sapere al marito. E Claudio come reagisce a questa preoccupazione? Le dice, ma dillo a tuo marito, che problema c'è? Dice addirittura, gliel'ho detto più volte, ma diglielo, diglielo. Ora, qua bisogna capirsi. Che problema c'è, l'ho aggiunto io? Ok, ma perché il tono di voce è quello. Voi capite che ci sono due possibili tonalità, ma soprattutto significati in questa frase. Una è quella che ha usato Claudio. Che problema c'è? Diglielo, diglielo, vieni su a stirarmi le camicie. Poi ci sono, un altro modo per dirlo. Io penso che tu debba parlare a tuo marito di noi. Questo vorrebbe dire raccontagli che siamo amanti e chiudi con tuo marito. Ma non era questo il tono dell'intervista. L'intervista diceva proprio, in questa intervista non c'era niente di male nella sua visita a casa mia e quindi poteva anche raccontare al marito che veniva da me. Che problema c'è? Ma voi capite che questo è incompatibile con l'idromassaggio, col fatto di lasciare il marito per andare a vivere con lui. Quando tu sei con una donna in questo tipo di relazione, una donna sposata, non le dici, ma dillo a tuo marito di noi, che importa? Com'è che importa? Questo qua si può pure arrabbiare, si può pure arrabbiare, scoppia un casino. Questo per me è importantissimo, perché siamo nella fase del Claudio riservato, però ci dice un dettaglio, un retroscena del suo rapporto con Liliana. Liliana non voleva farlo sapere al marito e lui, Claudio, era sorpreso che Liliana non volesse farla sapere al marito. Ma perché è sorpreso? Perché Claudio, nella sua mente, sapeva che non c'era nulla di particolare tra lui e Liliana. E questo è interessante perché è diverso dal concetto di essere un po' riservati all'inizio e solo dopo rilevare alcuni particolari. Le prove, no? Ora, lo so, qualcuno può considerare un po' arido questo fatto di dire ami qualcuno, dimostramelo. In realtà qui si parla di una storia d'amore che dovrebbe andare avanti da circa 2-3 mesi, ma soprattutto che stava per raggiungere l'apice con lei che lascia il marito e va a vivere con lui, quindi una cosa grossa. Quali sarebbero le prove? Lui ci parla di migliaia di volte ci siamo detti ti amo. Ora io non so se questo ti amo è cam, che per me è solo una videocamera, francamente, io le attacco ai droni e le cam. Ciao, amore mio, che potrebbe essere ciao, amica mia, ma vabbè. Comunque, insomma, si poteva anche immaginare qualcosa di più. Lui ci ha fatto vedere alcuni messaggi, che qua vi faccio rivedere, no? Che ha conservato gelosamente. Questo è interessante che li abbia conservati, tenetelo a mente questo dettaglio. Compreso quello del 25 ottobre, cos'era? L'inizio dell'amore, no? Come è iniziato, difatti, questo amore dal punto di vista di Claudio? Quando lui ha ricevuto quel messaggio in cui si è capito che Liliana diceva sono 42 anni che ci conosciamo,
Lui ha capito che Liliana si ricordava il giorno in cui si erano incontrati la prima volta su un autobus, se non ricordo male. Lui ha pensato, allora mi ama. E dopo ha pensato, allora l'amo anch'io. Sì, lo facevo anch'io, cosa del genere, quando avevo 13 anni. Quando si diventa adulti, tu ti innamori per motivi tuoi, non è che rispondi all'amore altrui. Ci sono alcune donne che teoricamente potrebbero essere innamorate di me, ma io cerco di starci lontano perché mi fanno paura. E quindi se si calmano magari ci parlo. Ma adesso non voglio parlare di queste cose. Ma prima ti calmi per un po' e dopo magari parliamo. Oh. Comunque, lui ci racconta che è nata così questa storia d'amore, no? Che mi sembra il 25 ottobre, adesso faccio memoria. Comunque sicuramente in ottobre. E ha conservato ovviamente questo memorabile SMS, messaggio. Dopo ci fa vedere altri messaggi. Lei che dice a lui, bravo, super bravo, in relax aspettando domani. E una volta, sì, quella è veramente cosa hot, che non posso mostrare forse su YouTube, lei che manda a lui un'immagine con un cuoricino, ti voglio bene. Ok. Le prove schiaccianti. Qual è il problema? Il problema è che lui ha detto che ci sono stati migliaia di messaggi d'amore. E perché di questi migliaia ci fa vedere solo questi? Ti voglio bene, bravo, super bravo. Si ricorda l'anniversario del primo incontro. A questo punto io dovrei innamorarmi della Vodafone, perché ogni anno mi dice, sono 3 anni che stiamo insieme. Sì, ho capito, incomincia a voler cambiare, difatti, telefonia io, perché mi rompe le palle questi messaggi, troppo frequenti sono. Ogni volta che è il mio compleanno, ogni volta che è il nostro anniversario. Ma, a parte l'ironia che avevo promesso di stare serio, ma è difficile raccontando una storia così stare seri, tutti questi migliaia di messaggi dove sono? Quelli chiari, sei tutta la mia vita, non posso pensare di vivere senza di te, ti amo, non cam, che è sto schifo di cam, ti amo si dice, amore mio. Non ci sono. E lui ci ha dato una spiegazione, li abbiamo cancellati, oh, fantastico. Lui ci ha dato una spiegazione, no, Liliana mi mandava messaggi di fuoco e poi li cancellava. E diciamo che almeno questa parte della storia può anche essere logica, perché lei, essendo sposata, abbiamo anche fatto un po' un'analisi per cui lei non aveva un blocco sulla schermata di stand-by, per cui lasciando lì il cellulare, come poi succederà quel martedì 14 dicembre, Sebastiano poteva prenderlo in mano e guardarci dentro, no? Per cui, ok, mandava i messaggi di fuoco e poi li cancellava. Ma poi li cancellava anche lui? Perché Liliana mi ha detto di cancellarli anch'io. Sì, ma perché, scusa? Claudio è vedovo, vive da solo. E non frequenta Sebastiano. Il fatto che 6 anni fa Sebastiano abbia messo un mi piace perché è costretto da Liliana non vuol dire che si frequentasse. Quindi le probabilità che qualcuno, Sebastiano, mettesse le mani sul suo cellulare e vedesse i messaggi in entrata, diciamo, provenienti da Liliana, erano zero praticamente. Quindi non c'era un motivo di cancellarli, ma c'è di più. Non li ha cancellati, ha conservato alcuni che ci ha fatto vedere. Io ti voglio bene, poi quello dove è cominciato l'amore, e i bravo, super bravo, e anche qualche cam, qualche am, alla fine li ha conservati. Ma è tutto qui? Possibile che c'erano messaggi veramente chiari d'amore, molto romantici, e anche quelli ha cancellati quando poi ne ha tenuti altri? Qualcosa non quadra qui. Poi c'è anche il discorso, visto che è stato fatto, rifacciamo anche quello, che uno dice, sì, ma dalle perizie è venuto fuori che ci sono stati circa 1000 scambi, non si sa bene, rapporto di messaggio telefonate, 1000 contatti tramite il telefono tra Liliana e Claudio, quindi è amore vero. Ora non avete idea della gente che mi ama, perché con qualunque persona, fra cui tutte le mie collaboratrici, vabbè, a parte una che si chiama Elena, che vi faccio vedere in anticipo l'immagine, poi la vedremo più spesso, salutate Elena, qua è con la sua principessa, Elena è esperta, radiologa, eccetera, lavora proprio in ospedale in questo reparto, e già mi ha trovato delle cose di cui parleremo però nel prossimo video, che sarà quello sul fatto appunto rigor mortis, scongelata, non congelata, è morte il 14, è morte il 2 gennaio, prossimo video. Comunque, a parte Elena, che ci siamo entrati in contatto da pochissimi giorni, ma con Paolo e Maddalena, ma migliaia, altro che 1000, migliaia, bisogna vedere la natura di questi messaggi. Anche il discorso però 1000 a Claudio e solo 500 a Sebastiano, ma la gente c'ha le pigne in testa. Liliana stava costantemente con Sebastiano. Martedì, per sua grande sfortuna, era l'unico giorno in cui erano separati, perché lui aveva sta faccenda dei coltelli, per il resto erano pensionati, stavano sempre a casa insieme, o quando uscivano, e uscivano anche spesso, fare giri intorno, erano sempre insieme,
A che serve telefonare a uno che sta a un metro da te a casa tua? Praticamente quei 500 contatti telefonici tra Liliana e Sebastiano erano tutti concentrati probabilmente in quei pochissimi giorni in cui, o ore in cui erano distanti, quindi proprio una coppia legatissima. Per cui no, non convince molto, 1000 sono veramente pochi francamente, considerando che non vivevano insieme Claudio e Liliana. Ma ci sono altri aspetti interessanti. Vediamo questa intervista, ad esempio, su quella che era notizia bomba. Oltre al discorso di quanto fosse un passionale il loro rapporto, lui ci dice una cosa concreta e potentissima. Liliana stava per lasciare il marito. Sentiamo un po' questa intervista, come la spiega questa faccenda a Claudio. Convinta e serenissima di fare quello che voleva, era convinta di riuscire a parlare con belle maniere con Sebastiano, non lasciarlo in braghe di tela, l'ho detto centinaia di volte, per capirci, e per cui aveva intenzione di prendere un appartamento più modesto per lui, lei veniva ad abitare a casa mia, lui dice che non è vero, e amen, io è chiaro che non ho nessuna prova, chi va a farsi una prova scritta o visiva di una cosa simile una settimana, un mese prima che questo succeda? Mai più nessuno, secondo me. Però aveva fatto delle ricerche su internet per capire come poter magari divorziare senza addirittura l'avvocato, ci pensava. In maniera consenziente, vuol dire, certo, sì, chiaro, è stato appurato che lo ha fatto, ha cercato in internet le modalità per riuscire a divorziare senza lungaggini, chiamiamole così, vuol dire essere d'accordo tra coniugi. Avete sentito, no? Queste cose si dicono solo quattro occhi, non le scrivi in giro, quindi nonostante che poi Liliana cancellasse i messaggi, non si sa mai, il KGB li intercettasse in volo mentre vengono trasmessi. Questa storia che migliaia di messaggi, cioè 1000 contatti col telefono, per cui anche se messaggi WhatsApp si suppone, non abbia fatto neanche un accenno indiretto al fatto che tra poco mi cambia la vita, non dico ovviamente in codice, si parla in codice, niente. Ma c'è un'altra cosa strana, che Liliana non ne avesse parlato a nessuno. E qui vorrei approfondire un attimo, perché noi non conosciamo tutti i fatti, no? Perché c'è anche la possibilità che i protagonisti non ci raccontino tutta la verità, quindi dobbiamo un po' figurarci le situazioni. In quest'ottica non è strano che Liliana non raccontasse ai 420 di avere una relazione extraconiugale. È ovvio che non è una cosa da raccontare. Ma lasciare il marito, senza entrare nei dettagli tipo idromassaggio o bacini in bilico sul ginocchio, certo che lo si racconta, non a tutti, ma alle persone care. Al fratello Sergio, alla cugina Silvia, ad amiche che sicuramente ha, tanto ce n'è una che forse, spero di evitare il vocione, almeno io, ma la sentiremo cosa ci racconta un'amica cara di Liliana. Con queste persone care, almeno con una, tu accenni al fatto che stai per lasciare il marito. E vi spiego il perché. Perché c'è una persona immaginaria, una persona potrebbe dire, magari una donna, sì, io ho amiche care, una sorella, ma per certe cose non racconterei certe cose neanche a mia sorella. Ok, tu non le racconti i dettagli, ma se tu sei sposata e stai per lasciare tuo marito, nel senso che tra pochi giorni lo lasci, credi che tua sorella non si accorgerà? Riuscirai a lasciarlo di nascosto? Nessuno dei tuoi cari si accorgerà della separazione? Quando accade qualcosa che non si può nascondere, si usa un po' la testolina e si pensa è meglio che alle persone care lo racconti in anticipo, perché dopo potrebbero anche offendersi se tu non dici a tua sorella o a tuo fratello, come Sergio nel caso di Liliana, nulla di questa faccenda. Lui poi si può arrabbiare, ma ti sei separata, ho dovuto sapere da un cretino qualsiasi al bar che stava spettegolando sul vostro divorzio, ci siamo parlati tante volte e non me lo dici. Non so se conoscete questa situazione, siete mai stati su questo pianeta prima. Cioè, tu racconti in anticipo alle persone care
un qualcosa che non puoi nascondere perché sta per accadere. Secondo Claudio, 2 giorni più tardi avrebbe detto a Sebastiano: ti lascio. Quindi era imminente la sua separazione. E allora tu lo dici, anche non fosse altro per diplomazia, perché non si arrabbino, non rimangano delusi che gli hai tenuto nascosto una cosa così, anche per dirlo con un po' di anticipo, così che Sergio possa assorbire la botta, insomma, che dopo non è più imparentato con Sebastiano. Piccolo scherzo, perché ho l'impressione che non si vogliano tutto sto bene, ma comunque divaghiamo qua. È stranissima questa cosa. Almeno a un parente, almeno a un'amica, un piccolo accenno, senza i dettagli della storia amorosa, senza neanche parlare di Claudio, solo dicendo: mi sono reso conto che non mi trovo bene con Sebastiano, sto pensando di lasciarlo. Basta già questo. Nessuno. E speriamo che non lo vengano adesso, perché ormai siamo fuori tempo massimo, mi spiace, sono passati 9 mesi, non si può esagerare o prenderci in giro in questo modo, ok? Ok. Quindi è molto strana sta cosa, che Liliana non ne fa il minimo accenno a nessuno di questo fatto che stia per lasciare in modo rapidissimo il marito. Ma c'è di più, colpo di scena. Si direbbe che Liliana non l'avesse detto manco a Claudio. Ascoltiamo quest'altra intervista. Claudio, mi scusi, ma Liliana si è mai confidata con lei sul rapporto che aveva con il marito? No, no, tanto no. No, no, veramente no, 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 no. Niente. Sì, andiamo. Sì. Avete capito? A notare che io voglio, devo ringraziare Nicola, perché è lui che l'ha notata, e fra l'altro ha notato anche un retroscena di cui tra poco vi parlo, perché il retroscena non l'avrei mai notato, devo dire. Cioè, in pratica, perché è così clamoroso? Ovviamente siamo nel Claudio riservato, il Claudio prima maniera, però è notevole quante volte dice no in modo consecutivo. Magari qualcuno che ha pazienza può riascoltarsi quella parte e contare tutte le volte che ha detto no, 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 proprio no, no, proprio no, 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 no. La domanda era: ma vi ha parlato Liliana di aver avuto qualche problema col marito? No, 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 stava per lasciarlo. E in teoria il Claudio seconda maniera, quello cerchiamo di far capire a tutti che Sebastiano è colpevole, invece dice: Claudio, Liliana me l'ha detto, stava per lasciare. 2 giorni dopo, giovedì, martedì succede tutto, il 16 giovedì avrebbe dovuto dirglielo, così ci racconta Claudio. Però in questa intervista, quando gli chiedono: ha parlato di problemi col marito? No, no, proprio no, proprio no. Accidenti, un bel cambiamento. Forse non l'aveva detto nemmeno Claudio. Vedete quanto era riservata Liliana su certe cose. Questa è una cosa, appunto, che ha scoperto Nicola. Io devo dire, se avessi visto solo l'intervista, avrei notato questa curiosa differenza tra Claudio che dice: non mi ho mai parlato di problemi col marito, cioè quella, gli era sfuggito quel dettaglio che stava per divorziare e andarsene via, ma a parte, per il resto tutto bene, devo dire. Come va con tuo marito? Bene, abbiamo divorziato ieri, però per il resto stiamo proprio in buoni rapporti. Ma che cosa è che ha notato Nicola? Mi aveva praticamente mandato un messaggio dicendo: prova a ascoltarlo con la cuffia a tutto volume e ti accorgerai che ci sono delle voci in macchina che reagiscono in un certo modo proprio quando Claudio dice quella cosa. No, 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 proprio no, proprio no. Chi erano? Di chi erano quelle voci? Di Gabriele e Salvatore, che erano molto legati tutto questo periodo da quando è stato trovato il corpo, ma anche prima, in realtà andavano in piscina insieme, eccetera. Salvatore e Claudio. E in pratica che cosa ha scoperto? Prima Nicola, poi devo dire la verità, ho ascoltato anch'io con la cuffia, tutto a volume, e non ho capito un accidente. Ma per fortuna ho le mie collaboratrici, così ho chiesto a Maddalena e a Paola, ho anche amplificato un po' le parti così di fondo, insomma, del suono, e loro hanno trovato. Fra l'altro Paola ha anche contattato un altro suo amico e anche lui ha sentito tutto, fra l'altro uno che capisce il dialetto triestino, a differenza di Maddalena e Paola, che pur essendo di Trieste non ha preso dimestichezza col dialetto. Sono venuti fuori tanti dettagli anche, ma la cosa fondamentale da dire è questa: quando Claudio alla domanda Liliana le ha parlato di problemi col marito, dice no, 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 proprio no, proprio no, proprio no, si sente Gabriella che dice: step in, per piacere, per piacere. Cioè il tono era quello. Sappiamo quando si usa questo tono, come dire: ma che combini? Non è questo che devi dire. Perché in effetti è vero, più tardi invece dirà che Liliana si confidava molto con lui su tutti i problemi che aveva col marito e che voleva appunto divorziare. C'è questo retroscena veramente gustoso, insomma, poi ognuno può farsi le idee che vuole, ma c'è in quell'audio, si sente, anche se bisogna amplificarlo e tutto, ma si riesce a sentire in effetti.
Parliamo delle altre prove, no? Quelle che fra l'altro mostrate selettivamente in televisione hanno fatto dire a tutti ma allora è vero questa storia d'amore. Perché dico selettivamente? Perché ricordiamocelo, la procura ha deciso di mantenere un stretto segreto istruttorio e quindi non comunica ufficialmente nulla. Quello che noi sentiamo sui giornali e in televisione è uscito di straforo della procura. E alcune cose possono essere vere, altre possono essere solo bozze, altre potrebbero essere false. È già successo in altri casi che sono uscite cose di straforo e poi erano false. Per esempio, nel caso Yara Bossetti era uscita la notizia che era stato trovato materiale pedopornografico sul computer di Bossetti. Pedopornografico, bambine nude, piccole bambine nude, magari stuprate. E allora era perfetto. Il DNA di quest'uomo su quella bambina di Yara, lui è un pedofilo, perfetto. Era falso, cioè non vero, falso. Poi dopo il processo, dove si devono vedere gli atti veri, si è scoperto che non è stata trovata nessuna immagine pedopornografica, ok? Ok. A volte succede questo, perché ovviamente far uscire di straforo le notizie significa che non si può verificarle, non si può andare dal procuratore, quello che è, o dal PM a dire confermi, perché ufficialmente loro non hanno fatto uscire nulla. Qualcuna loro insaputa, che potrebbe essere anche una delle pulizie che lavora lì, ha sentito qualcosa, le fa uscire. Ma comunque, chiudiamo la parentesi. Sono uscite solo cose che danneggiano Sebastiano, guarda un po' che coincidenza. Chissà quante altre cose troveremo invece quando verranno resi pubblici gli atti. Abbiamo ancora da capire, ad esempio, perché hanno fatto del DNA anche a Salvatore. Ma quello ne parliamo un'altra volta. Comunque sia, è uscito che molti mesi prima, in estate, Liliana aveva fatto ricerche per il divorzio senza avvocato e per cercare appartamenti. Questo, unito a quello che ci ha raccontato Claudio, era la prova finale, era tutto vero. Poi però che cosa si scopre? Beh, innanzitutto, facendo mente locale, quando ci sono state queste ricerche, la storia d'amore tra Claudio e Liliana non era ancora incominciata, perché incomincia in ottobre. E quindi sarebbe un po' avventato per Liliana cercarsi già un appartamento da dare a Sebastiano, tutta una serie di ragionamenti strani, o per andare via lei, o divorziare quando ancora non c'ha questo uomo con cui scappare. Ma c'è un altro discorso. È venuto fuori, ad esempio, che l'appartamento lo cercava non di nascosto, lo cercava e ne parlava con Sebastiano. Liliana voleva cambiare casa, ma non da sola, con Sebastiano. Per qualche ragione si trovava un po' male in via Verrocchio ultimamente. A Sebastiano aveva detto che è perché costava troppo l'appartamento. Quella è un'ipotesi, ci sono anche altre ipotesi ovviamente. Per quel che riguarda invece le ricerche sul divorzio, guardate qua, ve lo dico, vi faccio vedere l'articolo. Sebastiano ci racconta che in realtà fu una sua amica a chiedere a Liliana informazioni su questo, perché questa amica non era brava nelle ricerche internet, eccetera, e Liliana si è offerta di aiutarla a fare delle ricerche per lei. Ora lo so, visto che è un racconto di Sebastiano, a meno che questa amica, almeno agli inquirenti sarebbe meglio che lo dicesse in effetti, non lo dica, c'è il dubbio che Sebastiano se lo sia inventato per confondere le acque. Però io vi dico questo, molto prima di questa notizia, che è abbastanza recente, Maddalena mi ha fatto lo stesso identico ragionamento. E voi sapete che Maddalena è magica e non sbaglia mai. Foto di repertorio di Maddalena con Maverick, il suo cane super famoso, che è un cane da tartufo, cioè da tartufo, da cadaveri, è molto bravo nel ricercare le persone. Qual è il punto? Maddalena proprio un giorno mi fa questo discorso. Certo che se uno un giorno controllasse tutte le ricerche che ho fatto negli ultimi mesi, senza che io possa spiegarle, verrebbe fuori di tutto. Ha fatto ricerche sulla droga, ha fatto ricerche su come nascondere i cadaveri o come surgelare i cadaveri, questo perché io gli ho chiesto io. Ma trova queste ricerche e pensano che sia una serial killer praticamente. A volte la gente fa ricerche per altre persone. Voi potete sorridere e pensare che sia una teoria fantasiosa, ma è vero, cioè è vero che succede. Io ho fatto mille ricerche per cose che non mi riguardano. Non significa nulla. Per me è possibilissimo che Liliana abbia fatto quella ricerca per quella ragione. Perché guardate che le ricerche sull'appartamento si sono poi ripetute, perché si sa, l'ho detto anche a Sebastiano, che volevano cambiare casa. Quelle sul divano, secondo me, potevano essere proprio di un'amica, fatte per un'amica. Ma comunque sia, queste non sono prove, anche perché poi dall'estate fino al dicembre intanto era sempre rimasta con Sebastiano e non aveva creato il minimo avviso, come abbiamo detto prima, a nessuno dei suoi parenti e amici di questa possibilità. E fra l'altro avrebbe dovuto parlare anche con Sebastiano, perché
divorzio senza avvocato vuol dire sia d'accordo, ma allora devi dargli una piccola imbeccata a tuo marito prima di divorziare. Per cui no, mi spiace, ma queste qua che sono state mostrate come una grande prova in realtà sono soltanto dimostrazioni che quando frughi nel computer di qualcuno nei mesi troverai ricerche di tutti i tipi. Io attendo con ansia quando usciranno le perizie informatiche complete di tutto, col timbro ufficiale della procura, quindi sicure, perché allora vedremo tutte le cose che ha fatto Liliana, ricercato, magari chissà se si riesce a ricostruire messaggi, email, e magari scopriremo che ci sono cose che possono creare sospetti anche su altre persone, ma per ora escono solo quelle che creano sospetti su Sebastiano. Allora, anche se il video adesso li voglio fare monotematici, con argomento principale uno solo, qualche piccola chicca, qualche aggiornamento su cose emerse lo faccio comunque. Altri verranno fuori nella sezione dei commenti, che mi stimolate voi con commenti, domande, obiezioni molto interessanti. Questo invece, visto che non è collegato a nessun commento, ve lo dico io. Un aggiornamento sugli alibi cosa vuol dire? Io avevo già fatto un video tutto sugli alibi, parlando di quello di Sebastiano, che è molto complesso, diciamo, quello di Claudio, sono sempre stato a casa fino alle 10:30, e poi di Salvatore Gabriele ho detto, io non so niente, non avevo sentito nulla riguardo ai loro spostamenti quella mattina, quantomeno. E quindi immaginavo, essendo pensionati, che fossero rimasti a casa di mattina, che non è una colpa. Ma poi, dopo, nel corso dei mesi, un pezzo alla volta, è venuto fuori che anche loro hanno fatto qualcosa quella mattina. Parliamo quindi di questi aggiornamenti, di questi due alibi. Quello di Salvatore trovo curioso anche il modo in cui sono venuto a saperlo, perché in pratica invece di sentire un'intervista in cui chiaramente Salvatore dice ho fatto questo, l'ho saputo tramite Nadia. Nadia era quella col cane, magari ancora col cane, cioè quella che è passata vicino alla zona del boschetto, delle casette gialle e della chiesetta abbandonata, e ha detto che il cane si agitava in certi giorni, in altri no, abbiamo già parlato, no? Quella Nadia, ma cosa c'entra con Salvatore? In teoria niente, però è successo che poi Salvatore e Gabriella, e a quel tempo erano un blocco unico con Claudio, tutti e tre, quindi Claudio, Salvatore e Gabriella, si erano appostati nel parcheggio lì vicino perché volevano appunto parlare con Nadia. Tra l'altro per farla intervistare da uno youtuber, che a questo punto immagino sia Eder, no? Che c'è una collaborazione stretta. Comunque Nadia non ha voluto, chissà perché. E in pratica si è insospettita, cioè secondo Nadia era strano questo atteggiamento di queste persone che non erano inquirenti ufficiali. Ma un'altra cosa che l'ha sorpresa è stata che Salvatore in quella breve discussione ha buttato lì, io comunque c'ho un alibi per quella mattina, fantastico. E Nadia è rimasta un po' sorpresa proprio perché Salvatore l'ha detto a lei, del tipo, che c'entro io? È una giusta domanda. Nadia non è un inquirente, non è una giornalista, non è un avvocato. Perché dirlo a lei? Comunque, insomma, Salvatore l'ha detto e poi Nadia ce l'ha riferito. Alla fine poi ho avuto anche delle altre conferme. Cioè, in pratica, Salvatore aveva l'abitudine di andare in piscina appena l'apertura, proprio molto presto, 7:30 o le 7, proprio appena apre la piscina, ovviamente coperta, eravamo in dicembre, e stava lì circa un'ora, per cui, anche se non ho ufficialmente tutti gli orari precisi, così occhio come abitudine, andava in piscina appena apriva e tornava a casa verso le 8:30. Anche di Gabriella, di cui non sapevo nulla, sono venuto a sapere in modo un po' particolare tramite un commento su YouTube, che di solito non è proprio il massimo dell'affidabilità, ma in questo caso era scritto Eder McPallister, per cui ci si può fidare perché sappiamo che Eder e Gabriella hanno collaborato molto insieme, sapete il video con la vociona e tutto. Sono andati a trovarlo, fra l'altro in Sicilia, dove anche loro hanno una casa, vabbè, sono dettagli. Comunque c'è nata questa amicizia, no? E quindi quando Eder, qua vi faccio vedere il commento, dice Gabriella è uscita alle 8:40, ci possiamo credere, perché anche se non ci dice la fonte, noi la sappiamo. Gabriella ha detto Eder, quel giorno sono uscita alle 8:40. Perfetto. Quindi abbiamo un orario anche per Gabriella. Non ho invece sentito dove andava. Anche se devo dire che c'è una voce che gira nella mia testa che fosse andata in palestra, ma non sono riuscito a ricostruire dove l'ho visto, sentito, letto. Diciamo palestra per ora, perché secondo me è più probabile tutto sommato. A questo punto viene da chiedersi, no? Analizzando un po' questi alibi, sono verificabili?
funzionano? Sono due domande diverse perché hanno un esito molto diverso. Sono verificabili? Beh, io credo di sì. Credo di sì perché sia in piscina che in palestra c'è gente e ci sarà sempre qualcuno, quantomeno come biglietteria, la reception, perché di solito si paga per andare a questi posti, no? Per cui qualcuno che guarda se è un biglietto o l'abbonamento. Per cui se gli inquirenti hanno fatto le domande in tempo, perché se li fai dopo 8 mesi non si ricorda più niente nessuno, io penso che abbiano potuto dimostrarlo. Fra l'altro spesso in questi luoghi ci sono anche delle telecamere all'ingresso, per cui a maggior ragione credo che si possa verificare che davvero hanno avuto quegli spostamenti. Sul fatto che funzionino, per fugare ogni dubbio, insomma, non molto. L'alibi tecnicamente sarebbe la dimostrazione di essere stati in un luogo diverso, lontano dal luogo del crimine, in un arco temporale in cui è accaduto il crimine. Ora, è vero che noi non sappiamo con assoluta certezza né il luogo né il momento, però, noi abbiamo come arco temporale probabile dall'ultima volta che ha dato segni di vita Liliana con Claudio, 8.22 la telefonata finisce all'8.24, quindi dalle 8.24, dalle 9.30 smette di rispondere a qualunque messaggio telefonico e si suppone che le fosse già accaduto qualcosa. Quindi tra le 8, diciamo, e 25 e le 9.30 è il momento critico. Il luogo non lo si sa con certezza, io mi immagino molto casa sua o nei pressi di casa sua. Comunque sia, non lo si sa con certezza, in quel caso stare lontani dal luogo del crimine vuol dire stare lontani dalla vittima, perché ovunque sarà la vittima mentre muore, quello è il luogo del crimine. In quest'ottica è chiaro che non va molto bene come alibi, perché Liliana quasi sicuramente in quella fascia oraria in cui torna a casa Salvatore alle 8.30 e di lì è pochissimo, esce Gabriella alle 8.40, lei proprio a quell'ora si presume che fosse sul punto di uscire di casa, per cui molto vicine sia a livello temporale che a livello spaziale. Ovviamente non sappiamo però se Liliana abbia subito un'aggressione in quel momento, potrebbe essere successo anche alle 9, alle 9.20 per dire, no? O anche prima, no, prima no, molto prima no, perché alle 8.24 era ancora viva. Quindi diciamo che almeno sappiamo qualcosina in più degli spostamenti anche di Salvatore e Gabriella. Un piccolo aggiornamento che non ci chiarisce tutti i dubbi, ma è bello avere qualche informazione in più. Dunque, baci e abbracci, no scherzo. Il fatto è che questa sezione commenti e ci sono anche un po' di rapporti umani e di convenevoli, anche se devo dire che all'inizio faccio i commenti oggettivi, domande, dubbi, teorie, che sono molto interessanti e probabilmente sviluppandoli verrà molto lunga la faccenda. Sono un paio di dozzine. Poi ci sono le carinerie che si fa un po' più in fretta, ma mi piace anche quello, mantenere anche un rapporto umano tra di noi. Incominciamo con quelli, diciamo, un po' tecnici. Questo qua è di Pink Mart e come vedete è molto lungo. Ve lo lascio in sovrimpressione così potete leggerlo tutto. Vi faccio il riassunto. In pratica Pink mi dice che è d'accordo con me con l'ipotesi sul fatto che le telecamere non inquadrassero Liliana e poi fa un'interessante ipotesi. Non sarà che magari gli inquirenti tengono in segreto su questo fatto per, diciamo, far credere al colpevole di poter stare tranquillo? Qui potete leggere le parole esatte che ha usato Pink. È una teoria questa interessante, devo dire che ci avevo pensato anch'io, già tempo fa ne parlavo con Maddalena e non solo per la faccenda delle telecamere, perché non dicono nulla e non solo, non hanno indagato nessuno, il che è molto strano francamente, in quanto insomma per motivi diversi, diverse persone potrebbero essere indagate, voglio dire. Esagerando potrei dire che si potrebbe indagare tutti, cioè tutti hanno qualche motivo per cui si può avere grossi sospetti. Non hanno fatto su nessuno e l'ipotesi è vogliono far stare tranquillo il colpevole così si rilassa, non dimentichiamoci che è passato un sacco di tempo fra le altre cose, siamo in settembre ormai. È un'ipotesi interessante Pink e io diciamo che lo spero, perché un'altra possibilità è che queste indagini siano state fatte fin dall'inizio con l'idea è un suicidio e quindi non hanno neanche pensato a indagare i possibili sospettati, che è una cosa assurda, diciamo la verità, però
hanno continuato a far trapelare l'idea che la procura come scelta privilegiata il suicidio, e potrebbe essere anche questa comunque una trappola, diciamo, no? Per far stare tranquille le persone. Ho un dubbio, però, devo dirti, che se fosse vero, secondo me i colpevoli o il colpevole si è tradito mille volte se l'avessero indagato bene. Basti pensare che qualcuno ha spostato il corpo verso la fine di dicembre. Sarebbe stato sufficiente seguire o mettere un GPS sulle macchine di tutti i sospettati, e adesso sapremo chi è il colpevole. Non l'hanno fatto, quantomeno non credo l'abbiano fatto, perché sennò avrebbero indagato a sto punto. Quindi l'impressione, così a senso, ed è molto triste per me, è che non siano così motivati, diciamo, gli inquirenti. Loro forse non credevano neanche che ci fosse un colpevole. Speriamo che almeno adesso, dopo i segni di violenza, eccetera, che comunque loro avevano già dopo l'autopsia, abbiano un po' cambiato idea, però non ne sono sicuro. Comunque è un'ipotesi interessante, se fossero molto astuti e molto determinati. Qua, ecco, qua ne abbiamo... Ah, questo è interessante, sì. Ne ho messi due vicini, anzi forse erano proprio vicini, non lo so, perché sia Marvar che Torresen parlano del fatto... Ovviamente si ipotizza riguardo a Lilly, ma loro parlano della possibilità che in pratica Liliana sia uscita temporaneamente di casa, perché, vedete qua, leggete ad esempio quello che scrive Marvar, qua parla proprio di una sua esperienza personale: ero in giardino in ciabatte infradito senza cellulare, eccetera, mi ha chiesto di 6-10 minuti in macchina perché veniva a parlarmi. Ho preso il doppione delle chiavi, questo è molto interessante, molto giusto questo concetto, e sono salito. Stessa cosa dice, praticamente con altre parole, Torres. Ecco, queste ipotesi mi vanno molto bene, perché vi dico la verità, io ho parlato aggredita in casa, più che altro io dico, non è andata fino a Piazzale Gioberti senza niente, no? Perché è troppo strano, e poi tra poco vedremo, tra un attimo rispondo ai messaggi, che le telecamere proprio non hanno inquadrato Liliana. Insomma, avremo un po' una conferma tra poco nella sezione commenti, quando si parlerà di Gabriella. Per cui io, più che pensare che qualcuno abbia fatto irruzione in casa, che è una cosa molto fantasiosa, c'è la possibilità che qualcuno che Liliana conosceva bussi, vabbè, insomma, suoni, lei dica vabbè, entra. Questo non si può escludere, però c'è quel fatto delle chiavi di riserva e del giubbotto che poteva essere stato messo dopo la sua morte per simulare che fosse uscita, ma poteva anche darsi a avercelo addosso realmente. Secondo me, mi interessa anche il discorso delle chiavi di riserva e anche il fatto di salire in macchina un attimo, è possibilissimo che sia accaduto questo. Liliana esce magari solo per portare la spazzatura, oppure perché qualcuno le dice... Ecco, io immagino di più mentre porta la spazzatura, vi spiego, sono sfumature. Ma sembra che la spazzatura non ci fosse in casa, cioè che in pratica Sebastiano a quel tempo, quando ancora si ricordava qualcosa, ha detto non c'è la spazzatura in casa, come dire che l'aveva portata fuori. Le chiavi di riserva, come dice giustamente Marvar, anche a me fanno ricordare questo, un'uscita temporanea. Io ho le chiavi di riserva legate, cioè su un ciapino, proprio vicino alla porta d'ingresso, non vorrei dare indicazioni troppo dettagliate che poi mi svaligiano la casa, ma comunque all'interno della casa. Il risultato è che se per esempio suona qualcuno per un pacco, il postino, invece di andare nell'altra camera a prendere le chiavi ufficiali, io faccio prima e dico arrivo al citofono, prendo le chiavi di riserva e vado giù. Con le chiavi di riserva posso usare l'ascensore, posso aprire il portone, vabbè, quello col citofono. È una cosa che viene da fare, no? Ora io non so se in dettaglio Liliana avesse le chiavi di riserva lì vicino all'uscita, dalla porta d'uscita di casa, ma per me fa venire in mente questo, così come il fatto di avere solo il giubbotto, quindi lei esce, fa freddo, ma non le altre cose, perché pensa, è un attimo, questo attimo può essere portare fuori la spazzatura, dove in quella fase può incontrare, guarda caso, qualcuno che lei conosce e che insiste molto, sali un attimo in macchina che devo parlare, lei magari dice anche no, 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 però lui insiste, lei pensa, vabbè, è un attimo, poi quell'attimo sarà il resto della sua vita, che non sarà lunga a quel punto. Ma è un'ipotesi molto probabile. Tenete conto, fratello, di un piccolo dettaglio, che è anche un'errata Corridge. Io all'inizio, in qualche video, avevo detto,
avevo parlato dell'ipotesi che Liliana potesse essere uscita di casa magari solo per portare spazzatura, e avevo detto il cassonetto lì del suo cortile, no? Del cortile di questo palazzo che vi faccio vedere dove abita. In realtà poi ho saputo, e me l'hanno confermato Paola ed Evan, foto di repertorio, che non c'è un cassonetto o bottini, come li chiamano a Trieste, in quel cortile, che per me è stranissimo, perché a Trento sarebbe impensabile in una casa relativamente grande come quella non avere i bidoni sotto. Comunque non c'è. In pratica Liliana doveva uscire da questo cortile, scendere per quella stradina e ritrovarsi in via Damiano Chiesa, dove ci sono tantissimi cassonetti. Ora, questo tragitto è comunque breve, no? Può essere questo. Lei si mette il giubbotto, prende le chiavi di riserva, lascia a casa tutto il resto perché dice torno subito, porta fuori la spazzatura, però in questo tragitto, che è breve, ma non brevissimo, si tratta di fare 200 metri, non lo so esattamente, incontra qualcuno che insiste molto di parlare un attimo e che magari è in macchina. Quindi in quest'ottica non è che esclude la possibilità che poi Liliana sia morta in un luogo lontano da casa, perché questo qui in macchina può portare da qualunque parte. Dico solo che lei non è andata fino a Piazzale Gioberti senza niente. Lei era o in casa o vicino a casa, perché solo così, come ci dicono giustamente Marvara e Torresen, che uno può uscire senza cellulare, senza soldi, no? Se pensi, esco un attimo, rientro subito. Per cui sì, queste due ipotesi mi piacciono come varianti, appunto, dell'aggressione in casa, che è possibile, ma lei avrebbe dovuto far entrare questa persona e magari non ne aveva tanta voglia. Allora, questo è interessante, questa è Chiara G o GL, non sono sicuro, che mi conforta un po'. Io non l'ho neanche letta, questi dati di cui Chiara mi parla. Ci sono dati molto interessanti, testimoni oculari sugli involontari danni che fanno, raccolti dall'Innocent Project americano. Dai un occhio confermano in pieno quanto detto parlando della fruttivendola. Ne parlano anche molto dettagliatamente nell'ultima penultima puntata del podcast Polvere su Marta Russo. Ringrazio Chiara, io onestamente non ho letto quella statistica, però ho seguito tantissimi casi e succedeva quasi sempre quello. Persone anche in buona fede, non sto dicendo che siano tutti mitomani o persone ciecate. Tu credi di riconoscere le persone, ma se non sei un parente o qualcuno che le vede tutti i giorni, vedi una caricatura, io la chiamo caricatura, la fruttivendola appannata, il giubbotto scuro e il ciuffo di capelli chiaro, ok? Però qualunque donna con un giubbotto scuro e un ciuffo di capelli chiaro, parlato col viso coperto da mascherina, può sembrare Liliana. E tra poco ne riparliamo di questa possibilità, che è molto concreta. Allora, qua Carmen ora dice, forse Liliana sta cercando casa perché aveva problemi con qualche vicino nel suo condominio. È una possibilità a cui avevo pensato, anche perché Sebastiano mi ha detto che da un po' di tempo, ma addirittura mesi si parla, Liliana non sembrava essere molto contenta di fare l'uscita a quattro che facevano una volta con Salvatore Gabriele. Non che sia successo nulla di grave, però sapete com'è, no? Soprattutto per una persona che è un po' timida, perché secondo me questo incide, no? Ci sono quelle con un carattere un po' così, con la scorza, che possono anche vivere per 10 anni accanto a uno che gli sta sulle palle, ma se ne fregano. Altre persone più sensibili, come può essere stata Liliana, anche solo l'imbarazzo di dover incontrare spesso, uscendo, entrando, no? Potrebbe aver un po' influito. Comunque va detto che ufficialmente Liliana diceva a Sebastiano che voleva andare via di casa, in effetti, ma parlava dell'affitto, che era troppo alto, che magari si può trovare un appartamento un po' più piccolo, un po' più economico. Poi torneremo anche sul fatto comunque che è sicuramente vero che Liliana cercava appartamenti, ma non da sola, cioè per andarsene via con Sebastiano e non per scappare. Allora, qua sereno d'estate... qua, ecco, li ho accomunati questi due e mi dispiace per Sereno d'estate che è venuto fuori tagliato, perché qua catturo gli screenshot con lo smartphone, ma a volte vengono fuori un po' dei pasticci, abbiate pazienza, compresa quella riga nera che non so perché a volte tocco e vengono fuori degli strisci, ma insomma il grosso si capisce. In pratica Sereno d'estate, potete leggere, no? Praticamente qua dice che è normale per chi sta in un negozio scoprire che ci sono momenti in cui non ci sono clienti, poi improvvisamente entrano tutti. E dice, però il fatto che non ci fosse nessuno in negozio ha dato il tempo alla fruttivendola di osservarla bene, perché non distratta. Poi dice, la fruttivendola la conosceva, a differenza della signora del 22. E poi è anche interessante, forse è determinata perché è straniera, come dire,
a Trieste la gente si fa i fatti propri, mentre invece questa, che non so bene di che origine, ma in effetti sentendola parlare è chiaro che è un po' straniera e quindi è più determinata. È possibile, è possibile. Qua Giulia ci dice qualche cosa, un'altra possibilità del perché in realtà la Fortivendola potrebbe aver riconosciuto Liliana. Qua anche qui purtroppo è venuto accorciato dal leggi tutto. Ci sono anche due possibilità riguardo questi dubbi. Il primo potrebbe essere che Lili fosse sovrappensiero e quindi non abbia notato il saluto. Poi mi sembrava che l'altro fosse un riflesso di luce sulla vetrina per cui non ha potuto vedere. Ecco, Giulia e Sereno d'estate. Sì, sì, è possibile questo. Allora vorrei chiarire meglio. Il discorso che io ho fatto nell'altro video non era un discorso del tipo vi dimostro in modo inoppugnabile che sicuramente la Fruttivendola non ha visto Liliana. No, lavoravo molto più così, mi accontentavo di meno, volevo solo togliere la certezza quasi che, dato che la conosce, dato che era vicina, sicuramente l'ha vista. E quindi ho messo sull'altro piatto della bilancia, della stadera esattamente, che è la bilancia con i due piatti, alcuni elementi. Non ha risposto al saluto, ha fatto questo discorso del prima il negozio vuoto poi pieno, che al di là di questioni mistiche potrebbe essere che fosse molto presto. Ho ricordato anche, sì, che all'inizio la sua prima dichiarazione della Fruttivendola era tra le 8 e un quarto e le 8 e 30, così a indovinare grosso modo che è davvero troppo presto, perché fino alle 8 e 24 Liliana era ancora a casa e solo teoricamente, buttandogli il telefono e quasi correndo per tutta via da Milano Chiesa, poteva arrivare in quei 6 minuti. Per cui ho voluto solo insinuare, diciamo, dei dubbi. Non è così sicuro che la Fruttivendola abbia visto Liliana, però il dubbio è vero che rimane. La possibilità c'è, quindi giusto anche considerare questi aspetti. Per esempio il fatto che la Fruttivendola conosceva, l'aveva già vista dal vivo Liliana, mentre la signora del 22 dicembre no. La signora del 22 dicembre però l'ha vista senza mascherina più da vicino e per più tempo, l'altra con la mascherina e di profilo per meno tempo. Quindi è un'incertezza, ecco. Non è che io penso di aver dimostrato che sicuramente non l'ha vista. Ci sono altre argomentazioni che ho usato. Fra l'altro ce n'è una, vedete, che forse l'avevo spiegata, ma non l'ho spiegata bene l'altra volta. Stiamo parlando dell'altro video, no? Quello del tipo le telecamere non hanno ripreso Liliana perché non è uscita di casa, quantomeno non così lontano. Vi avevo detto che la Fruttivendola, il negozio della Fruttivendola e Piazzale Gioberti, il punto poi che non è molto grande Piazzale Gioberti fra altre cose, ma da quel che ho capito proprio le strisce pedonali vicinissime alla stessa stradina dove c'è la Fruttivendola, erano proprio roba tipo 20 metri di distanza, forse anche meno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è la stessa persona vista dalla Fruttivendola e dalla telecamera. Cosa vuol dire anche questo? Cioè, approfondendo ulteriormente, che in pratica, se noi abbiamo due soggetti che analizzano questa donna, una è la Fruttivendola, l'altra è tutti gli inquirenti, che potenzialmente potrebbero far vedere a chiunque queste immagini, mi dispiace dirlo, ma mi fido un po' degli più degli inquirenti, perché loro hanno un'immagine che possono ingrandire, possono tenerla ferma invece di passargli davanti in un secondo, possono farla vedere teoricamente a tanta gente che conosce Liliana. Poi non l'hanno fatto e tra poco scopriremo il perché. Ma voglio dire, se uno dei due ci dà la certezza che non è lei, mi dispiace dirlo, ma non conta molto quello che dice la Fruttivendola, perché chi ha più peso nel riconoscere vale di più e la donna è la stessa, perché non è possibile la coincidenza che fossero due donne simili a Liliana nello stesso posto, nello stesso momento. Comunque sì, il dubbio dell'intercettazione con la Fruttivendola rimane. Per me è già sufficiente che ci sia un dubbio e che non sia considerato sicuro che l'abbia vista, che fosse esattamente lei. Allora, andiamo avanti. Qua è venuto un po' male a livello grafico perché ho fotografato lo schermo, a seconda delle situazioni ho usato sistemi diversi. Qua c'è Valeria che dice: buongiorno Paolo, c'è un'altra ipotesi, la fede può essere stata tolta anche poco prima di portare il corpo nel boschetto. Dunque Valeria, hai un'icona di un investigatore mi pare, però a quell'investigatore è sfuggita una cosa: Liliana ha lasciato la fede a casa propria. E quindi no, dal 14 dicembre lei non aveva più la fede. Da notare comunque che quella fede ha avuto una storia un po' tribolata, perché all'inizio la polizia ha proprio registrato che c'era, addirittura ha specificato che era in una
bustina di carta e la bustina di carta in una scatoletta portagioia. Però poi è scomparsa. Sebastiano ha detto che qualcuno se l'ha presa. Sembra che dei parenti siano venuti per prendere qualche ricordino e la fede d'oro, non lo so. Non so bene com'è finita, ma insomma sembra che si faccia fatica a ritrovarla. Ma sono dettagli. Comunque no, non ce l'aveva proprio più la fede Liliana dopo il 14 dicembre, perché era rimasta a casa. Dunque, anche questa ha la grafica fotografata. Elisa Borrello dice: spago vecchio, parla dello spago, colore grigio. Spago nuovo, colore chiaro. Era nuovo il gomitolo nel cassetto. Certo che a Trieste lo spago al supermercato è sempre uguale. Mia nonna collezionista di spaghi, ho preso spunto. Elisa, sì, in pratica devo dirti una cosa, che io e Maddalena, Maddalena come sempre, ha concentrato la sua attenzione sullo spago, quelle poche foto che ci hanno fatto vedere a quarto grado, che qua vi faccio rivedere, e quello di cui si è sorpresa Maddalena è veramente uno spago ridotto così per 3 giorni, se fosse morto il 2 gennaio, o anche, sì, per quasi 21 giorni, ma si riduce così lo spago in 21 giorni? Uno spago magari nuovo? Vedete qua che sembra biforcuto come, no? Come se si fosse sfilacciato proprio. E quindi stiamo elaborando questa idea, che non è ancora precisa, o che abbia usato uno spago che non era nuovo e quindi, come tu dici, non lo ha preso dal cassetto della casa di Sebastiano, e quindi uno spago già usato e quindi già conciato male di suo, oppure, dico io, ha preso molta acqua, perché secondo me è un esperimento che volevamo fare, e magari tu puoi chiederlo anche, cos'è, tua nonna? Aspetta, mia nonna, sì, tua nonna esperta di spaghi, va benissimo questo. L'esperimento cos'è? Prendo uno spago che è un po' grosso, no? Perché ci sono anche gli spaghi più sottili, quello là è piuttosto grosso in origine, quantomeno lo si può capire da quello di casa Sebastiano, perché quello intorno al sacchetto è un disastro. Legare qualcosa come legava i sacchetti e lasciarlo fuori. L'acqua lo bagna quando piove, sperando che piova, sennò l'esperimento fallisce. Poi arriva il sole, si bagna, si asciuga, si dilata. Io ho avuto qualche esperienza di spago, diciamo, tenuto, magari una volta l'ho usato per legare meglio il cestino, la bici che traballava, e si sfilacciava, proprio era il bagnarsi e il rinsecchirsi, ma è anche possibile che magari fosse usato. Diciamo che lo spago non sembra quello in effetti della casa di Sebastiano, oppure ne ha passate veramente di tutti i colori sto spago, e anche questo sarebbe interessante da approfondire. Ah, ecco qua Victoria Alexandra dice: ma non è possibile che ogni 2 minuti scatta la pubblicità? Non è un po' troppo, Paolo? Sia proprio 2 minuti è davvero troppo. Allora, a Victoria posso dire la cosa più semplice: non sono io che decido ogni quanto tempo. Io, oltre a fare i video, passo anche moltissimo tempo, quando posso, insomma, nelle mie navigazioni in rete, quasi sempre su YouTube, a guardare i video di altre persone. E anch'io sono un po' infastidito, insomma, dalla frequenza della pubblicità. Fa da notare che c'è una sorta di abbonamento premium, mi pare che si chiami, che è già da un po' che è stato inventato, che tu paghi e non ti fanno vedere la pubblicità. E quando è uscito la prima volta, ho pensato, non si abbonerà nessuno, perché non mi sembrava un gran sacrificio qualche pubblicità ogni tanto, no? Dopo però aver fatto l'abbonamento premium, l'impressione è che la densità di questi così annunci pubblicitari sia aumentata molto, quindi creando un po' una pressione, diciamo, che forse qualcuno ci può anche pensare. Se non ricordo male, Gigi Shop diceva: io ho pagato anche, eccetera. Mi dispiace, posso dire questo, Vittoria, tanto per, dato che io espando tutti gli argomenti, voglio espandere anche questo riguardo alla monetizzazione. Fino a poco tempo fa, pochi mesi fa, ho ricevuto un'email di uno che mi diceva, un amico: il tuo è l'unico canale dove non c'è mai pubblicità. Era molto sorpreso di questo. Perché è vero, per un lungo periodo ho disattivato la monetizzazione. La storia completa è questa: inizio il canale su YouTube, ma io non ci penso neanche di far soldi col canale. Poi aumentano i follower e a un certo punto è YouTube che mi dice: se vuoi puoi monetizzare i video, una novità. Non l'ho fatto. Per molti mesi, se non anni, non l'ho fatto. Poi dopo ho pensato, vabbè, se devo solo far click qui e mi danno un po' di soldi, qualche soldino in più farebbe anche comodo, no? E l'ho fatto, ma non me li monetizzava lo stesso. Era YouTube che mi toglieva la monetizzazione, o per meglio dire, faceva una monetizzazione limitata, che significa non becchi un centesimo.
un anno con la monetizzazione limitata ho guadagnato 36 euro in un anno, voi capite, no? Dovrebbe essere 5 euro al mese, non lo so adesso. Perché mi toglieva la monetizzazione? È un po' un mistero, e parlo sottovoce perché non vorrei che mi sentano e si arrabbino. In pratica non capivo neanche io il perché. All'inizio pensavo che fosse perché mi occupo di crimini, argomenti impressionanti, ma poi ho visto che altre persone che trattavano questi argomenti, secondo me, avevano la monetizzazione attiva, almeno una persona me l'ha confermato. Allora perché dicevo qualche brutta parola? Erano intercalare qua e là. Avevo quel dubbio, ho avuto persino il dubbio, guardate un po' quanto uno è paranoico, che trattasse argomenti spiacevoli, che non sono i crimini, sono una certa malattia contagiosa, una certa elezione avvenuta in un certo paese, che erano in quel periodo vietati, cioè sui social, proveniente dall'America, questa regola, non dall'Italia, si diceva lasciate solo parlare gli esperti, non ci piace che la gente partecipi a discussione. E io invece ho fatto dei video che nessuno ha visto, tra le altre cose, perché venivano ridotti. No? La monetizzazione limitata è che YouTube proprio non fa pubblicità al tuo video, non lo dice nemmeno ai tuoi iscritti a volte, ha una piccola percentuale dei tuoi iscritti. Dopo quel periodo, non si sa come, perché, da un paio di mesi, forse meno, mi lasciano la monetizzazione completa. Mi hanno perdonato. C'è anche la possibilità, devo dire, che sia perché da quando ho iniziato così la collaborazione con Maddalena, poi con Paola, queste brave investigatrici, anche dolci fanciulle, abbiano un po' addolcito il mio carattere, diciamo, mi hanno responsabilizzato, perché prima ero un po' sboccato e anche un po' aggressivo, può darsi che quell'aggressività facesse un po' paura, no? Non so, comunque sono contento che la monetizzazione adesso è attivata completamente, perché non voglio star qui a piangere miseria, ma non sono solo le bollette che sono raddoppiate, anche fare la spesa costa di più. Io ho un piccolo margine in banca come riserva, però nel mio bilancio, diciamo, spendo più di quello che guadagno, per cui ogni mese è peggio. Sono un po' preoccupato come molti altri italiani. E se posso raggranare qualche soldo, mi dispiace, Vittoria, ma lo faccio. Poi non è che proprio decido io la frequenza di queste inserzioni. Abbi pazienza, comunque ti posso dire questo. Se le bollette tornano a scendere, se trovo, diciamo, altre entrate extra, potrei fare quello che ho fatto nel 90% della mia storia su YouTube, cioè non chiedere neanche la monetizzazione, perché la maggioranza del tempo io non la chiedevo neanche proprio. Comunque è andata così, purtroppo sono molto frequenti, mi fa capire Vittoria. Dunque, Bruno Cutrufelli, una bottiglietta piccola d'acqua può essere un buon sistema per tenere sotto controllo il congelamento di un corpo a pressione atmosferica, una sorta di indicatore. È una teoria interessante, francamente, questa. Devo dirti la verità che non capisco benissimo in che modo possa essere stato utile, però diciamo che, visto che parliamo spesso di congelamento, ma forse non è congelamento, forse è una temperatura vicina allo zero, ma non sotto zero, è un'ipotesi interessante, diciamo che va approfondita per cercare di capire come tecnicamente questa bottiglietta può essere stata usata, perché al momento devo dire che non lo so, non lo capisco bene, ma ci studierò sopra e magari capirò meglio come potrebbe essere stata usata. La cica inquieta. Ah, ciao Paolo, cica vuol dire anche ragazza, no? Sono italiana ma vivo a Valencia in Spagna, ti ammiro, ti seguo da un anno, eh? Ah, ecco, mi sembrava strano, perché questa sembrerebbe delle carinerie, cioè convenevoli amichevoli, invece no, mi parla qualcosa di concreto. Volevo chiedere la tua opinione sul caso di Mario Bionda, qui in Spagna è un caso colpito molto. Sì, era sposato con una famosa subred della TV spagnola, Raquel, che a me verrebbe sempre da chiamarla Rachel, ma in spagnolo è Raquel come Rachele in italiano. E si chiuse come suicidio, ma non sembra per niente così. Un saluto, grazie in anticipo, eccetera. Hasta, pronto. Allora, ti dico la cica inquieta. Io ho seguito quel caso, non ho mai fatto un video perché non c'erano abbastanza informazioni, nel senso che se non fanno le indagini in Spagna, io come faccio a sapere le cose? Le indagini sono state molto superficiali, hanno chiuso il caso troppo in fretta, non hanno fatto un sacco di rilievi. Però ti dico una cosa, la cica. Tutto sommato voglio fare un video su quel caso, anche se sarà un video molto così, quasi distinto, nel senso che qua tu mi parli del fatto che è stato archiviato come suicidio, cioè in realtà un giudice in Italia lo ha archiviato l'indagine italiana come omicidio. Ma comunque è vero che la maggioranza dell'opinione pubblica, e quando dico la maggioranza intendo dire l'Abruzzone,
ha sottolineato come fosse un suicidio, anche se poi viene descritto in un modo tale che non è un suicidio, perché i suicidi, insomma, in pratica si è parlato di suicidio, ma poi dopo alcuni hanno cercato di far intendere che Mario si fosse non suicidato, ma stesse facendo un gioco erotico andato male, autostrangolamento erotico, che è molto diverso dal suicidio, perché nel suicidio tu vuoi ucciderti, nelle cose erotiche vuoi eccitarti. Comunque, penso proprio che farò un video, e sarà forse un video breve, perché non ci sono molte informazioni reali, non comincia per niente il suicidio. L'autostrangolamento erotico è teoricamente possibile, anche se improbabile, ma vedremo che c'è qualcosa che non quadra nemmeno in quella opinione, in quella ipotesi. Comunque sì, è un caso che intendo trattare, anche perché non si vive di sola Liliana, giusto? Ulca, questo è lungo. Carmen Cafaro. Ah, ecco, sì, io li avevo già letti questi commenti, no? Però quando me li compare qui nello slideshow devo un attimo far mente locale per capire qual era dei tanti che ho letto. Qua in pratica Carmen parla molto dell'esito della perizia, del rigor mortis, eccetera, eccetera, del fatto che appunto il medico legale asserisce che è morta 2 o 3 giorni prima e quindi o il 2 o il 3 gennaio. È un argomento molto controverso e ti posso dire, Carmen, che in scaletta il prossimo video sarà specializzato su questo. Il rigor mortis, eccetera, la scienza sembrerebbe dire con certezza è morta il 2 o 3 gennaio, però altre cose che conosciamo del caso ci fanno pensare che sia estremamente improbabile, molto strano. È un mistero, abbiamo 2 alternative, tutte e 2 sembrano una follia, ma una delle 2 sarà giusta. È molto complesso, non provo neanche a introdurre adesso l'argomento, ne parliamo nel prossimo video dove vi darò anche qualche informazione in più che non si sapeva su questo argomento. Mariangela Bruzzi, riportare in casa le cose di Liliana per fare credere che è stata aggredita in casa. Brava Mariangela, mi piace questo modo di ragionare. Vi ricordate, questo argomento lo avevo fatto quando parlavo di quell'ipotesi che secondo la mia memoria era di Nicola, che lui diceva, mi è sembrato che fosse lui, no? Potrebbe essere che Liliana fosse uscita con tutte le sue cose, ma poi il colpevole, dopo averla uccisa chissà dove, ha pensato, c'ha qui le sue chiavi, le riporta tutto in casa. E io mi chiedevo perché. E Mariangela fa quella che è l'unica ipotesi possibile per far credere che sia stata aggredita in casa. Giusto? Non ci si trovano altre ragioni logiche. Ti dico la verità, Mariangela, anche se è antipatico che io a qualunque vostra ipotesi ti dico ci avevo già pensato, ma è vero, ci avevo già pensato. E ti posso dire che sì, è logica in pratica. Ecco, spieghiamo anche prima le cose belle di questa ipotesi. Le cose belle è che anche se un po' cervellotico, anche se non abbiamo mai saputo di casi di omicidio in cui l'assassino ha fatto una cosa simile, ha una logica. L'assassino potrebbe pensare, se la faccio ritrovare fuori di casa in un qualunque posto, eccetera, con tutte le sue cose, loro, gli inquirenti, indagheranno su dove è andata quel giorno, magari guardando le telecamere, che ne sai, magari scoprono che ha incontrato me. Potrebbero avere dei sospetti. Se invece io riporto tutto a casa sua, visto che ho le sue chiavi e so, perché magari conosce le abitudini anche del marito, che Sebastiano non c'è, penseranno che l'ha uccisa il marito. Muore a casa di Sebastiano, io non c'entro niente, c'entra lui. Questo di per sé è molto machiavellico, ma può venire in mente. Però c'è qualche contraddizione. La prima sarebbe che non lascia il corpo a casa di Sebastiano, in pratica, che poi anche a casa di Liliana. Ma quello so che c'è un motivo. L'ha aggredita, l'ha toccata, ha paura che ci siano sulle sue tracce DNA dell'assassino. E quindi dice il corpo, quello no. Solo che la contraddizione è che non solo non riporta e lascia lì il giubbotto, ma addirittura mette al collo di Liliana una borsa che non è quella che realmente Liliana usa. La borsa sbagliata infilata al collo, fra l'altro in modo sbagliato, come ha scoperto Maddalena, è un segno opposto. Il segno è che è stata aggredita in casa, ma ha cercato di far credere che fosse stata aggredita fuori. E per questo gli ha messo una borsa che è sbagliata, perché si è sbagliato. Se no, perché avrebbe messo la borsa? Cioè, nell'ipotesi in cui Liliana fosse uscita, eccetera, con tutte le sue cose, perché mai il colpevole avrebbe dovuto fare una cosa così assurda di tornare a casa, andare a casa di Liliana, lasciare lì le sue cose, la borsa con le cose vere, nell'armadio,
il cellulare nel mobiletto vicino al divano, i guanti nel tavolo della cucina, sto cercando di ricordare i posti, i gioiellini e la fede soprattutto nel portagioie. E poi che cosa fa? Prende una borsa diversa e la mette al collo del corpo. E perché? Cioè, questo è molto strano. Per me, perché fosse coerente questa teoria, lui avrebbe dovuto, il corpo no perché lo vuole pulire, ma riportare il giubbotto e la borsa autentica e non prende nessun'altra borsa sbagliata. Lascia lì tutto. In effetti a quel punto i sospetti su Sebastiano sarebbero stati molto forti, perché sarebbe lui prima o poi a dare ovviamente l'allarme. Controllano in casa, scoprono che ha lasciato tutto quanto lì, come se fosse stata uccisa in casa, ma il corpo non c'è. E chi è che c'è in casa? Sebastiano, guarda caso. Così funzionava meglio, ma non si capisce perché metterle al collo una borsa che non c'entra niente, che sembrerebbe invece proprio per far credere che fosse uscita. Comunque l'idea di per sé del perché mai riportare le cose a casa, questa è l'unica realistica, ma secondo me non funziona del tutto. Allora, qua c'è Pippi che dice: la storia delle immagini che mentono non potrebbe essere anche simile alla storia di Isabella 90, anche se in tutta questa storia una che abbia la fisicità di Liliana per sostituirla non l'ho vista. Sì, è interessante questa analogia. Nel caso di Isabella c'è stato chi deliberatamente ha cercato di far credere di essere un'altra persona. In questo caso non ho mai pensato a questo, francamente, anche perché non si capisce bene perché il colpevole dovrebbe guadagnarci tanto a far credere che sia andata in piazzale Gioberti, che è molto generico, poi non si sa dove potrebbe essere andata. Io penso semplicemente che ci fosse una qualunque donna col giubbotto scuro e un ciuffo di capelli chiaro. E poi comunque hai ragione Pippi nel fatto che non si capisce bene chi potrebbe aver interpretato Liliana, ma non credo che in questo caso ci sia da pensare a una mistificazione volontaria, è solo che ogni tanto c'è una donna col gioccone scuro e un ciuffo di capelli chiaro. Amabile scuola, ciao Paolo, non è possibile che dopo tutti questi mesi non si sa ancora se veramente Lili in piazzale Gioberti sulle telecamere dell'autobus? Ho molti dubbi. Allora, vabbè, aspetto ancora un attimo, perché riguardo alle telecamere, ci sono altri commenti sulle telecamere e dopo vi faccio vedere qualcosa che dimostra un po' la mia teoria. Comunque riguardo al fatto che dopo tutti questi mesi ci sono ancora dubbi, cioè non si sa chi fosse, diciamo che in questo ha inciso molto la scelta rigorosa della procura di mantenere il segreto istruttorio. Con risultato però che qualche notizia filtra e poi la procura non conferma, non smentisce e rimane il dubbio. A pensarci non c'è solo da telecamera, ci sono anche altre cose di cui ci sono dubbi che non passeranno mai finché gli atti non diventeranno pubblici. Comunque tra poco vedremo anche qualche altro, faremo un discorso più completo sulla faccenda delle telecamere. Questo è interessante, Elena, domanda da incompetente, il figlio di Sebastiano potrebbe essere persona di interesse in questa triste vicenda? Elena, sì, in teoria sì, io avevo fatto in un video intitolato, cioè un capitolo più che altro, il toto complice, no? Tutti a chiedersi chi è il colpevole, ma era interessante anche chiedersi, a seconda di chi è il colpevole, ipoteticamente, chi sarebbe il complice per quel colpevole? Per me, se fosse Sebastiano il colpevole, è ovvio che il complice sarebbe il figlio. Proprio per esclusione, perché non si è visto nessun amico, nessuna persona di cui lui potrebbe fidarsi, di cui potrebbe chiedere una cosa così enorme come aiutarlo. Il figlio, carne della sua carne, ipoteticamente potrebbe. Io non credo che sia stato Sebastiano, per motivi concreti, che ho cercato di spiegarvi nel corso dei molti video. Posso dire una cosa comunque, Elena, perché è corretto dirlo, no? Anche se io non credo che Sebastiano sia colpevole, non mi piace fare l'avvocato proprio. Devo parlare di tutto, anche delle cose che magari vanno contro la mia idea. Cioè, in pratica, c'è quell'episodio di Sebastiano che esce il 30 dicembre per aiutare il figlio, guarda caso, che vive nella zona di Gorizia, perché ha avuto un problema con la macchina in zona Vallone Gorizia. E esce di notte. È Gabriella che ce lo fa sapere, perché Sebastiano chiede a lui una corda per traino e gli spiega tutta la faccenda da quel che ho capito. Poi Gabriella, non so bene come francamente, viene a sapere anche che Sebastiano ha telefonato a un'altra persona che mi sembra fosse Arturo, quello della Carnia, l'amico della Carnia. Gabriella poi parlerà in televisione di questo, che gli ha creato così
una strana idea questa uscita notturna. Ora, quando io ho parlato di quell'episodio, ho detto, semplificando al massimo, vabbè, gli inquirenti avranno controllato e visto che non hanno arrestato Sebastiano, hanno visto che era tutto a posto. Devo dire però che poi, pensandoci meglio, cosa hanno controllato gli inquirenti? In che modo possono aver avuto una prova sicura che non c'era nulla di male in quel viaggio con il figlio? Cioè, possono aver controllato, tipo chiedere al figlio, è vero che ha avuto un problema con la macchina? E lui dice sì. Se è il complice è ovvio che dica sì. Potrebbero aver controllato le celle agganciate dal cellulare Sebastiano e magari anche del figlio e hanno scoperto che davvero Sebastiano è andato in questa zona di Vallone Gorizia. Ma questo non è che rende tutto innocente, perché l'ipotesi, che è una fantasia, si badi bene, a cui io non credo, è che se ipotesi fosse Sebastiano il colpevole, l'unico complice possibile è il figlio, e qua ci vuole un complice, ve lo dico subito. Con tutti gli spostamenti del cadavere, eccetera, un complice ci vuole tutto. Sarebbe il figlio a portare il cadavere fuori Trieste. A sto punto è andato dove vive lui, Vallone Gorizia, da quelle parti. L'idea potrebbe essere che a un certo punto Sebastiano vuole far trovare il corpo per l'eredità e così via, e quindi cosa fa? Va dal figlio nella zona di Gorizia. Si incontrano con la scusa del problema all'auto e poi c'è uno scambio da un bagagliaio all'altro. Non credo che gli inquirenti possano aver smentito questa ipotesi solo perché hanno controllato le celle telefoniche e la posizione, perché anche se davvero è andato lì Sebastiano, prima o poi dovrà essere anche tornato a Trieste. In quest'ottica, nell'ipotesi colpevolezza di Sebastiano, il figlio sarebbe interessante perché sarebbe il complice, però io non credo che sia Sebastiano e vi dico che tra i video che ho in scaletta c'è anche quello specializzato su questo. Ho saputo che l'80% ritiene Sebastiano colpevole perché la televisione ha dato questi segnali. Cercherò di fare un video per spiegare bene. Devo dire che in questa vicenda gli inquirenti secondo me non hanno potuto sicuramente capire che non c'era nulla di male in quel viaggio, però si sarebbe potuto sapere se Gabriella, che era così insospettita, avesse fatto la cosa più ovvia di questo mondo. Con questo sospetto in testa che Sebastiano se ne va in giro a spostare il cadavere o cose del genere, dillo ai tuoi amici delle forze dell'ordine, una telefonatina. C'è Sebastiano qua che sta per uscire, sta fuori tutta la notte, non so, l'avrebbero seguito e avrebbero scoperto il cadavere nel bagagliaio, oppure un bel niente. Ma purtroppo Gabriella ha dimenticato questo e allora rimarrà sempre un po' un mistero, ma per me lui non è colpevole perché proprio l'alibi è assolutamente a prova di bomba. È successo che mentre era via per la faccenda dei coltelli che tutti conoscevano, qualcuno ha approfittato per, diciamo, importunare la moglie, secondo me, ma ne parleremo in un video specializzato sull'argomento. Allora, sereno d'estate, non sarà che è morta a casa di qualcuno da cui era andata per chiedere una tachipirina? Allora, qua c'è una sintesi che sembra quasi comica, no? Tu vai a chiedere la tachipirina e ti ammazzano. No, scherzo. Ti dico, sereno d'estate, il dubbio che la tachipirina o aspirina, dicevano, no? Abbia un qualche collegamento, cioè si diceva che Liliana non aveva l'abitudine di prendere farmaci a cuor leggero. E quindi anche a me aveva tirato l'attenzione di questo fatto che è stata trovata. Da notare che, innanzitutto, Elena, nuova collaboratrice, e vi faccio vedere l'immagine perché dovete imparare a visualizzarla, fra l'altro non mi sembra che assomigli a una donna dello spettacolo italiana, ma non voglio darvi indicazioni, dovete indovinarla voi. Elena già dal primo giorno in cui ha collaborato con me ha subito trovato la prima sua scoperta, è questa, che in realtà la relazione non dice che Liliana ha preso sia tachipirina che aspirina, che sarebbe stato un po' strano a pensarci, ma solo che è stato trovato un componente che è presente e nell'aspirina e nella tachipirina. Non si sa quale delle due, ma la cosa più logica è che abbia preso una sola delle due. E comunque, fatta questa precisazione, che fosse collegato, no? Del tipo è andata a casa di qualcuno che gli ha offerto questa cosa. Sì, ci ho pensato un pochino, però devo dirti che quell'idea che è stata detta, mi sembra sia da Sergio che da Silvia, che Liliana non prendeva farmaci, poi è stata un po' ridimensionata, perché viene fuori che prendeva gli integratori specifici, che soffriva di osteoporosi, che negli ultimi tempi era molto stanca, e allora con tutte queste cose insieme, secondo me, un'aspirina o una tachipirina se l'è presa da sola, insomma. Per me tutto sommato più probabile questo.
Allora, qui è un po' sfocata l'immagine perché ha fotografato lo schermo. Ah, sì, Silvana. No, Silvana Riaudo. Come mi fa alcune domande, no? Allora, la prima dice questo video, che è quello precedente, nomini sovente un cappello che avrebbe indossato Liliana. Però è la prima volta che lo sento nominare. Sono distratta? Sono io distratta? No, sono io distratto. In effetti sì, ho sbagliato. Vi spiego un po' questo lapsus, anche per chi non avesse visto il video precedente. Io, facendo l'ipotesi di quello che ha visto la fruttivendola, ho parlato del fatto che ha visto una donna con la mascherina fin qui e il cappello. Come dire, si vedevano solo gli occhi. In realtà mi sono sbagliato, perché non aveva il cappello. Non so chi ha visto la fruttivendola, ma la Liliana vera, trovata morta, non aveva cappello e probabilmente non ce l'aveva neanche quando è uscita, insomma, perché aveva un giubbotto di quelli col cappuccio dietro fisso, cioè fisso che non si stacca, no? Perché ho fatto quell'apsus? Beh, è un errore e si sbaglia, ma è perché nella mia mente io già avevo in mente che lei, la fruttivendola, non avesse visto la vera Liliana, ma qualcuna che somiglia a lei. E visto che in molte foto Liliana ha cappello, mi sono sbagliato io di immaginare una donna col cappello e il giubbotto. In realtà no, in effetti è vero. Fra l'altro sono andato anche a vedermi dopo le testimonianze della fruttivendola e non parla mai di un cappello, per cui errore mio, mi scuso dell'errore. La seconda domanda è, a parte l'immagine telecamera, si sa per quale motivo ai familiari sono state fatte vedere solo delle fotografie per il riconoscimento? Qua mi sembra che tu parli del corpo proprio, di quando è morta. Dunque, c'è la possibilità che Silvia abbia visto proprio il corpo reale, ma non ne sono sicuro. Probabilmente ha visto tutti delle foto. Questa è una scelta fatta dagli inquirenti e secondo me non è così strana. Noi siamo molto abituati a vedere i film, no? Specie film americani, in cui si vede la persona che tolgono il lenzuolo e questo qui vede il suo caro deturpato. Noi abbiamo a volte più sensibilità e magari preferiamo far vedere una foto, cercando di fare una foto che escluda le cose più impressionanti, perché sono, che ne dicano comunque 3 settimane, insomma. E poi c'era del sangue sul viso. Difatti Sebastiano ha visto una foto, ma una foto in cui c'è un sacco di sangue sul viso, no? Per cui non lo so, non credo comunque che ci sia dietro un mistero, penso che sia un fatto di sensibilità, che hanno pensato che fosse troppo impressionante vedere il corpo in 3D, diciamo. Qua poi infine una domanda, e al fratello e al marito il corpo prima della sepoltura, quando era già nella bara, è stato fatto vedere? Liliana è stata sepolta con gli abiti che ha portato Sebastiano? Ecco qua, devo dirti la verità, non lo so proprio. Sono dettagli che non so, magari li hanno scritti da qualche parte, ma io nelle mie indagini mi fermo al momento, diciamo, vabbè, del ritrovamento del corpo, le testimonianze, ma i dettagli del funerale no. Ho anche avuto un'imbeccata da parte di un amico di dire, ma in un bouquet messo a adornare la tomba sembrava che ci fosse una cipolla, in realtà si è scoperto che era un melograno, però non ho approfondito molto perché mi interessa un po' meno questi aspetti, io penso alle indagini, comunque non lo so, potrebbe essere interessante capire se qualcuno ha visto coi propri occhi il corpo di Liliana, fosse anche un momento prima di seppellirla, questo può essere interessante, ma non lo so. Poi dice, allora qua leggete, non avete gli occhi, qua praticamente chiede se fosse stata aggredita in casa, come hanno fatto a mettere il suo cadavere in un bagagliaio, eccetera. Allora, in un video ho spiegato che per me è teoricamente possibile, se si è in due, come dice giustamente Silvana, uno dei due fa il palo e l'altro porta il corpo, no? Cosa succede? È possibile, io rimango dell'idea che sia possibile, però alcuni dettagli che sono venuti fuori dopo, cioè le chiavi scomparse, soprattutto il fatto che io ho pensato perché fa scomparire le chiavi, per me è possibile che il corpo fosse stato messo in cantina, perché se succede a casa di Liliana e tu hai paura di uscire perché è giorno, cosa fai? Cosa fai? Te lo metti in tasca? Puoi provare a portarlo fuori in pieno giorno, ma è un bel rischio, perché ovviamente pieno giorno. Allora l'idea qual è? Qua vi faccio vedere questa immagine in cui si vede dietro a Sebastiano, qua si vede il suo giroscale, non è solo un mezza rampa, dietro ci sono delle scalette che vanno in basso e vanno in cantina. Ora, psicologicamente, più ancora che a livello logico, per chi fa il disastro a casa di Liliana e si trova il cadavere per terra, non vuole lasciarlo lì perché non vuole che vengano trovate le sue tracce di DNA. D'altronde, non ha il tempo di star lì a pulirlo perché è una cosa lunghissima, deve spogliarlo, lavare i vestiti, rimetterlo, mettere altri vestiti, pulire tutti gli accessori, eccetera, con il rischio che torni Sebastiano. Può venire in mente questo, di qua non esco perché è pieno giorno, qua cosa c'è? La cantina.
abbiamo le chiavi della cantina, si apre, si mette in cantina, la si chiude lì, l'idea si torna di sera, quando è buio, a prendere il corpo e portarlo via. Non dico che sia la cosa più facile o più probabile del mondo, ma se la situazione è quella, non hai molte altre scelte, potresti provare a fare quello. Quindi per me questa è la cosa più probabile. O che abbiano preso il rischio di mettere nel bagagliaio, mettendo la macchina vicina, qualcuno fa il palo, un'altra persona porta il corpo, oppure, perché c'è la faccenda delle chiavi, l'hanno messa temporaneamente in cantina. Da notare che a livello puramente teorico, ma ormai sono passati 9 mesi, usando forse i cani molecolari in cantina, ma bisogna farlo molto prima, si sarebbe anche potuto scoprire una traccia di Liliana, ma ormai credo che sia proprio tardi. Comunque ti ringrazio Silvana anche per i complimenti. Questa qui che mi hai fatto non è una tiritera, sono interessanti analisi che a me interessa commentare, quindi ti ringrazio. Ecco, qua allora c'è un altro argomento che li ho messi insieme, vedete. Parlano tutte e due, sia Pippi che Massi Spiffi, del fatto che Gabriella in pratica ha visto questa immagine alle telecamere, e però si stupiscono tutti e due un po' che sia stata fatta vedere a Gabriella, e solo a Gabriella e non ai parenti. Adesso parliamo bene di questo, ma prima di tutto vi faccio vedere la conferma di quello che ci dicono Pippi e Massi, cioè che appunto Gabriella le ha viste queste immagini e ci dà un suo giudizio. E poi discuteremo anche del come mai ne ha fatte vedere solo a Gabriella, che è un po' strano in apparenza. Vi faccio vedere adesso questo video, che è un piccolo frammento, di una videoconferenza tenuta da Roberta Bruzzone sul suo canale. Suppongo, vi faccio vedere lo screenshot del video dove vedete anche il titolo e in alto, in mezzo, anche il nome del canale, dove ci sono 5 signore, una di quali è la Bruzzone, un'altra è Gabriella, le altre 3 onestamente non le conosco molto bene. A un certo punto Gabriella parla proprio delle telecamere. Vi faccio vedere questo frammento perché è interessantissimo e un po' risolve gran parte dei misteri riguardo alle telecamere. Sentiamolo. E che noi abbiamo il grande dilemma delle telecamere. E il grande dilemma sono le telecamere. Perché non è stata riconosciuta da nessuno dalle telecamere. No, chi si prende questa responsabilità, dico in questo caso dalla procura, a dire quelle Lilli. Ecco, cioè penso che meglio del marito, meglio del Qualcuno che potesse riconoscerla, non hanno sottoposto queste immagini a qualcuno che potesse riconoscerla. Infatti. Allora, per la verità, all'inizio hanno mostrato delle immagini a me, però non so se poi loro logicamente avranno guardato meglio i nastri, eccetera, dove può essere stata riconosciuta in degli altri frame. E tu cosa hai visto? A te sembrava lei. Che ho visto io non era Lilli. Non era Lilli. Però no. E sono sicura che comunque le telecamere della scuola di polizia, siccome anche gli ultimi 2 anni ho lavorato là, infatti avevo, dico la verità, telefonato al collega per sapere se funzionano, perché qualche volta, sai, non funzionano le telecamere, sfiga varia. Ecco, e invece loro subito hanno bloccato i filmati e in effetti li hanno sequestrati, eccetera, e di cui mi hanno mostrato alcune immagini che non era lei. Però questo, diciamo, lei non era ancora stata trovata, quando io se non era lei vuol dire che non è mai passata davanti. Ma è anche possibile che l'avvistamento della tizia del negozio di frutta sia sbagliato. Non so cosa rispondere. Infatti, non so cosa rispondere spesso, a questo. Spesso le testimonianze oculari. Quello è l'unico avvistamento che colloca Lilli con le sue gambe fuori da casa. Infatti. E no, c'è anche il bus.
c'è anche il busto nel qualcuno l'ha riconosciuta sempre, però camere. È un po' confusa quell'immagine. Parlano di vaga immagine. Allora, avete sentito più che visto, perché ho messo immagini di repertorio, anche perché diciamo la verità, la webcam non fa onore a queste signore che in condizioni normali sono tutte di bell'aspetto, ma certo webcam fanno un effetto terribile, come potete notare. Comunque, la cosa importante è quello che si è detto, no? Soprattutto che ha detto Gabriella. Ora, avete le orecchie, avete sentito anche voi. Però vi dico cosa ho sentito io, perché poi si possono interpretare in modo un po' diverso le parole. Io ho avuto questa impressione, che Gabriella abbia detto che la famosa telecamera, che è quella di Villa Chiesa, della scuola ufficiale, allievi, eccetera, aveva immagini, e diciamo anche nitide, suppongo io, anche se non l'ha detto, perché poi anche detto non era lei. Gliel'hanno fatta vedere e non era lei, era sicura, ha detto proprio non era lei, non ha detto non mi pare, così. Poi ha parlato della telecamera dell'autobus. E qui è interessante perché dice erano immagini molto confuse. Però anche detto, hanno detto che erano immagini confuse, per cui io interpreto che non le abbia proprio viste, ma abbia sentito dire che erano molto confuse. Questo ovviamente crea ancora un po' di mistero. Il meglio sarebbe stato che Gabriele avesse visto anche quelle di Piazzale Gioberti e avesse detto non è lei, ne sono sicura. Invece no, non gliel'hanno neanche fatte vedere, io ho interpretato questo. Rimane un po' un mistero, qua un po' di cose da dire, abbiate pazienza, il video diventa lungo, ma questa fase dei commenti, capito, non sono convenevoli, stiamo proprio parlando del caso di Liliana, infatti molto interessanti. Una cosa che attira la mia attenzione è questa, qualcuno potrebbe dire, ok, c'è ancora la speranza, diciamo, che fosse Liliana in Piazzale Gioberti, perché è vero che se la telecamera... quella telecamera, come io immaginavo, perché sono spesso molto confuse queste immagini, erano molto confuse, non si sa se è lei o non è lei. Difatti io credo che non l'abbiano fatta vedere a Gabriella e nemmeno ai parenti, perché erano inutilizzabili quelle immagini. Si vede una macchia grigia, cosa vuoi riconoscere? Questo vuol dire che in teoria potrebbe aver avuto ragione la fruttivendola e essere passata in Piazzale Gioberti. Siamo sicuri solo che quella che in via Damiano Chiesa è passata andando in direzione Piazzale Gioberti non era sicuramente Liliana. Qui però vedete un discorso probabilistico. Facendo l'ipotesi fantasiosa per me a questo punto, che c'è una sosia, perché un po' ci assomiglia, vedete, se non avesse avuto una certa somiglianza quella di via Damiano Chiesa, non l'avrebbero fatta vedere a Gabriella. Perché lei non ha detto mi ha fatto vedere decine di ore di filmati di telecamere, che succede quando le fai vedere tutte. Loro, gli inquirenti, hanno fatto una preselezione, hanno guardato le telecamere, quelle in cui non c'era nessuna donna che neanche vagamente assomigliava a Liliana, le hanno buttate via. Hanno trovato quella di via Damiano Chiesa, per cui hanno fatto vedere quella a Gabriella, perché un pochino assomigliava, magari per il ciuffo di capelli, magari per il giubbotto scuro, corporatura simile. Gabriella comunque, che conosce molto bene Liliana, ha detto no, non è lei. Perfetto. A questo punto cosa dovremmo pensare? Volendo ostinarci a credere che però in Piazzale Gioberti era lei. Che Liliana esce da via Verrocchio, va in via Damiano Chiesa e invece di andare a ovest verso Piazzale Gioberti, passando davanti a quella telecamera, fa un giro strano, va a sud, aggira tutta la zona della telecamera. Ma perché? Perché fare una cosa del genere? Che fra l'altro poi dovrebbe rientrare in via Damiano Chiesa per passare davanti, non è più di via Damiano Chiesa qua in realtà, ma comunque in linea retta per passare davanti alla fruttivendola. Capite che è stranissima questa cosa? Come dire che la donna che assomigliava un po' a Liliana si è vista bene nella telecamera di via Damiano Chiesa, ma Gabriella ha detto non è lei ed era sicura di questo. Poi c'è un'immagine confusa in Piazzale Gioberti, ma è la stessa donna. Com'è possibile che ce ne fosse un'altra simile che va nella stessa direzione? E poi, anche se fosse, perché Liliana, la vera Liliana, non è passata per quella strada che era la più normale per andare in Piazzale Gioberti? Quindi, insomma, anche se rimane un po' di mistero, perché l'immagine di Piazzale Gioberti era talmente confusa da non essere utilizzabile, non l'hanno fatta vedere nemmeno a Gabriella. Queste per me sono cose molto interessanti che, a mio avviso, confermano la mia idea. Che in pratica non ci sono telecamere che mostrano Liliana. No, perché quella che ha mostrato una donna simile a Liliana, Gabriella ci dice, non è lei. L'altra, in Piazzale Gioberti, non mostra nulla, un'immagine confusa, quindi non ci sono immagini telecamere che mostrino chiaramente la vera Liliana.
potrà restare qualche dubbio. Comunque, parliamo anche dell'argomento che tutte e due, sia Pippi che Massi, o Massi, ma vedo bene, sono i caratteri molto piccoli, cioè dicono come mai farlo vedere a Gabriella e non ai parenti. Fra l'altro c'è anche Massi che dice, Massi, poi oltretutto questa vicina aveva il marito attenzionato nella vicenda, è tutto assurdo qui. Allora, capisco questa perplessità, però per essere un po' moderati devo dire, i sospetti su Salvatore noi li sappiamo solo perché hanno fatto il test del DNA anche a lui, ma questo accade dopo che è stato trovato il corpo di Liliana e dopo che è stato trovato il DNA nel cordino, che sono passati ancora altri giorni. C'è la possibilità che qualche sospetto, che non saprei descrivere bene come e perché, non fosse ancora maturato quando si fa il controllo delle telecamere, che è stato piuttosto rapido secondo me, perché Liliana scompare, c'è la denuncia, ci mettono un pochino a attivarsi, ma dopo si attivano, prendono tutti i filmati delle telecamere e li analizzano subito, ma secondo me questo è accaduto molto prima del 5 gennaio e chissà, magari anche prima che per qualche ragione nascessero dei sospetti su Salvatore. Per cui in quest'ottica non c'era l'idea, come si fa in Sicilia, di far fare le indagini a un sospettato, perché Gabriella e Salvatore non erano minimamente sospettati, questa è la mia ipotesi. È possibile che il motivo per cui l'ha fatta vedere a Gabriella piuttosto che ai parenti, perché Gabriella era sempre lì. A un certo punto lei dice noi, Gabriella, in questa videoconferenza. Noi in che senso? Noi che facevamo le indagini, noi che raccoglievamo le prove, noi abbiamo verificato. Lei di fatti si era informata se in quella scuola per allievi ufficiali, dove lei aveva lavorato addirittura, ha detto, e quindi conosceva tutti, ha chiamato per sapere se c'erano delle riprese valide, no? E hanno detto sì, ok. Ma già questo ci dà l'idea che lei, non dimentichiamo, ci ha lavorato assieme anche a suo marito, lei nella polizia, non nei carabinieri, nelle forze dell'ordine. Conosce ancora un sacco di gente, tanti amici, non sono andati in pensione da così tanto tempo, no? Per cui non è così strano che fosse molto dentro le indagini all'inizio, quantomeno. E secondo me per gli inquirenti era tecnicamente più facile, avendo immagini e telecamere, invece di fare la convocazione ufficiale in procura al marito Sebastiano Visentino, al fratello Sergio Basinovic, per fargli fare il controllo e poi la firma e tutto, hanno detto Gabri, vieni qua, perché la chiamano Gabri, giustamente, sono tutti amici, dai un'occhiata tu che la conosci bene, ma è lei? E lei ha detto no, non è lei. A sto punto si sono risparmiati la fatica della convocazione ufficiale, no? Perché sapevano che anche se non era parente, comunque Gabriella conosceva benissimo Liliana e quindi sicuramente la sua valutazione era affidabile. È stato un modo per risparmiare tempo. E all'inizio non credo che ci fossero subito sospetti su Salvatore, anche se devo dire la verità, è un mio dubbio questo, perché non lo so per quale ragione a un certo punto hanno sospettato di Salvatore. Non lo so. Devo dirvi a questo proposito, visto che evolvo tutti gli argomenti, che quando è venuto fuori che hanno fatto il test del DNA, non solo al marito Sebastiano, al presunto amante Claudio, ma anche a questo vicino di casa, io avevo un po' semplificato dicendo ok, avranno fatto il test del DNA a tutti gli uomini che Liliana frequentavano, in modo estensivo. Però poi mi sono reso conto che non funziona bene questo ragionamento, perché a Fulvio non l'hanno fatto, a Sergio, sarà il fratello, ma è comunque un uomo, e frequentava Liliana, si suppone, non l'hanno fatto. A questo poi si aggiungono altri uomini che non conosco, ma che potrebbero essere i mariti delle sue amiche, che secondo me ci sono stati, no? Quindi no, non hanno usato un sistema estensivo. C'è proprio un qualche motivo, secondo me, per cui hanno avuto qualche sospetto su Salvatore, ma ancora non lo conosciamo. Magari quando gli atti diventeranno pubblici scopriremo il motivo, non so, una particolare attività telefonica frequente tra Salvatore e Liliana, testimoni oculari che l'hanno visto vicino nei pressi, non lo so, guardate, bisogna aspettare che vengano resi pubblici gli atti. Comunque sia, è possibile che in quel momento non ci fosse alcun sospetto e quindi andava benissimo che questa ex della polizia partecipasse, come aveva fatto tante volte in passato per altri casi, alle indagini. Qua c'è Mai una gioia, mamma mia, che nick triste, Mai una gioia. Buongiorno Paolo, ma nel momento del ritrovamento, prima di mettere il corpo in sacco cadaverico, avranno fatto delle foto, penso. Accidenti, qua purtroppo vedete, a volte in modo superficiale non ho espanso i commenti, anche se si intravedesse. Mi dispiace, Mai una gioia, anche stavolta non hai avuto una gioia, purtroppo.
il tuo nick tristemente azzeccato. Comunque, vabbè, mi riesce difficile. Comunque, rifatto della foto, no? Io ho saputo, tutta la relazione, che hanno usato un sistema complicatissimo per risalire all'identità, basato sulla radiografia e la forma del cranio, che hanno sovrapposto alle immagini delle foto di Liliana, per raggiungere la conclusione che era lei. Che io pensavo, ma era ridotta così male? Non si poteva guardare il viso direttamente? Mi viene persino il dubbio che ci abbiano messo un sacco prima di togliere i sacchi, abbiate pazienza. E abbiano fatto il riconoscimento all'inizio con la radiografia addirittura. Comunque, riguardo a queste foto che sono state mostrate in quella famosa videoconferenza dell'Abruzzone, dove c'era anche Gabriella, sono uscite cose molto originali di cui ci occuperemo anche noi. Adesso abbiate pazienza, l'ho sentito una volta sola e se non lo risento un po' di volte non mi entra in testa, ma un discorso del fatto che aveva una maglietta rossa, diceva la relazione, ma poi Silvia non ha visto questa maglietta rossa. Si è parlato del fatto che secondo Gabriele era più probabile che Liliana avesse degli stivali, ma ha anche detto se si spoglia e riveste il corpo è più facile mettere delle scarpe basse, diciamo, non come tacco, come tomaia, insomma, che non degli stivali. Cose interessanti, particolari sull'aspetto, su come era vestita. Qui purtroppo non vedo tutto, ma è una gioia. La prossima volta cercherò di espandere meglio il tuo commento. Comunque sì, è un po' un mistero su cosa abbiano visto esattamente e quando l'hanno visto, perché secondo me ce l'hanno messo prima di aprire questi sacchi, anche perché insomma c'era la Befana il 6 gennaio e mi sa che si sono presi un po' una pausa nelle analisi, visto che è solo il 9 che fanno le radiografie e l'11 l'autopsia. Allora, Anna Pavonetti, cosa ne pensi Paolo? Ah, questo è contornato, c'è un motivo. Cosa ne pensi Paolo se la telefonata del 822 l'avesse fatta al cellulare di Liliana qualcuno che chiedeva a Claudio di andare subito lì perché era successo qualcosa? Che ne penso? Penso che tu sei un genio, Anna Pavonetti, perché hai avuto una mia stessa idea. No, non è che bisogna avere le mie idee per essere un genio. Uno dice, ma tu per ogni ipotesi dici sempre che l'avevi già pensata. Sì, è vero, però ho una testimone, Maddalena, a lei gliel'avevo detto diversi mesi fa e vi spiego il perché e così parlo anche del perché l'idea di Anna è fantastica. Vedete, innanzitutto quella telefonata 822 è un po' un'incognita, è un'incognita perché Claudio ci dice il testo, cioè il contenuto, ma non quadra. La durata è stata molto maggiore, con quelle poche parole, ha detto anche Claudio, ha parlato solo lei, che riduce ancora la conversazione, non c'è neanche un dibattito. Lei mi dice, tra poco vengo da te, devo formarmi alla Win, magari faccio un po' tardi, ci vediamo dopo, ciao ciao, bacino baciotto. Si arriva al massimo a 30 secondi, più probabilmente a 20, era 110 secondi. Quindi già c'è questa incognita della telefonata. Ma poi perché potrebbe avere un senso questo? Voi immaginatevi la scena, perché è importante entrare nella scena del crimine e immaginarsi se i protagonisti potrebbero essersi comportati in un certo modo. Questa persona, in questo caso si parla di un'aggressione proprio in casa, anche se potrebbe aver beccato Liliana fuori, magari mentre portava l'immondizia, e poi essere un po' forzatamente, un po' prepotentemente entrato con lei. Prepotentemente a livello caratteriale, il tipo che insiste, e dai che ti costa, parliamo un attimo. Poi succede una spiacevolezza, uno schiaffo, qualcosa, lei cade, non rinviene. Adesso noi dobbiamo pensare a questo, perché è bello pensare alle cose. Che cosa fa questa persona? Supponiamo un uomo. Che veramente, che cosa fa? Scappa come un matto, lascia il cadavere? Se la prende in braccio e esce fuori? No, la lascia lì, che dopo viene trovato le tracce dello schiaffo, le cose, ha lasciato lì sul DNA. La cosa più probabile è che in questo momento questa persona vada un po' nel panico, non sa che fare, è spaventato, cerca di farla rinvenire ma non rinviene. A questo punto si accorge però che lo schermo del cellulare di Liliana è illuminato, perché alle 8.12 Claudio manda un messaggio WhatsApp a Liliana, alla quale Liliana non risponde subito. Questa persona potrebbe prendere in mano il cellulare di Liliana, vedere che è Claudio, perché questo qui conosce Claudio, e pensare: posso chiedere il suo aiuto. Perché fare questo sistema di usare il cellulare di Liliana e non il suo, di questa persona? Perché rimarrebbe nei tabulati. Se usa quello di Liliana, lui, il colpevole, ufficialmente non ha fatto nessuna telefonata particolare nelle ore del crimine. È una bella cosa per lui. Può essere utile, ha lì un cellulare che può usare.
e magari vuole chiamare proprio quella persona e gli ha ricordato questa possibilità, questo messaggio. Vi devo dire qualcosa a questo proposito. Secondo me è possibile, quindi brava Anna. Poi si fa anche un'analisi un po' critica. C'è quel dubbio che abbiamo già detto mille volte, no? È difficile dire a un amico ho ammazzato una, mi aiuti, cioè, capito? Che razza di amico è questo? Per me è quasi impossibile che quest'uomo che aggredisce così, uno scatto d'ira, Liliana, chiami Claudio solo perché lo conosce, come dire, che fortunata coincidenza che hai chiamato, no, perché c'ho qua un cadavere per terra, non so come fare, mi dai una mano, è impossibile, è impossibile. Quello che invece è possibile è che lui non sia convinto, ed ha perfettamente ragione, che Liliana sia morta, alla fine non gli ha dato una coltellata, probabilmente un mal rovescio sul fianco lato destro del viso, poi aveva battuto la tempia, secondo me, ma secondo me era ancora viva, ma non riesce a farla rinvenire. Quindi quello che potrebbe fare non è chiedere aiuto per nascondere un cadavere che non esiste a un amico accidentalmente ritrovato in una telefonata. Quello che può succedere è, sono qui nel panico, ho dato una schiaffettina piccola a Liliana e non si sa come, non rinviene più, non so che fare, magari si è sposato, pensa che non sia una buona idea dirlo alla moglie. Questo è vagamente possibile, non dico neanche che è molto probabile, ma non escluderei completamente questa possibilità. Potrebbe essere, perché in effetti quella telefonata era molto più lunga. Io sempre mi sono chiesto, ma perché Claudio non ci dice il contenuto completo? Che problema c'è? Che cosa avrà mai detto di così terribile in quella telefonata? Non si sa, ma se mi dice una descrizione che è 20-30 secondi al massimo, noi vediamo che sono 110, c'è qualcosa di strano. È una possibilità un po' cervellotica, ammettiamolo, e qui mi ci metto dentro anch'io, ma che non va completamente esclusa. Potrebbe darsi che l'aggressione a Liliana fosse accaduta un po' prima delle 8:22, invece che un po' dopo, come abbiamo sempre pensato. Da notare che mi viene il dubbio che stia diventando esageratamente lungo, ma è che queste domande poi sono valutazioni, vostre teorie, sono interessantissime in pratica e mi è difficile non essere prolisso. Comunque ricordatevi, si può abbandonare il video quando volete. Qui Talking Page: non ti avevo mai visto sentito ridere così di gusto, è stato meraviglioso, sono scoppiata a ridere con te, la tua moglie è stupenda. Però è strano, cioè è strano, la moglie è stupenda oggettivamente, anche se devo dire una cosa, ogni volta che ci penso mi viene da ridere, perché quello che voi non avete visto è che io c'avevo qui la moglie, volevo farvi vedere il musetto e lei subito ha infilato la testa sotto il monitor, c'è uno spazio grande così, si è incastrata sotto il monitor, c'aveva solo il suo sedere in faccia e vederla impiantata così, beh, non voglio più ripensarci, se no torno a ridere. Ma non capisco come mai è qui, perché questo non è quello delle carinerie. Ah, ecco, perché dopo parla di cose più tecniche. Riguardo a telecamera, continua a sperare che non chiudano tutto giudicandolo un suicidio, sarebbe davvero la morte della giustizia. Sì, purtroppo sì, cioè io credo che adesso sia quasi impossibile archiviarlo come suicidio, quasi, perché ho visto archiviare come suicidio casi in cui era impossibile tecnicamente il suicidio. È un modo per non fare fatica, non prendersi responsabilità, accorciare tutto, non avere più i media intorno, però in questo caso i media proprio si trasferiscono a Trieste e non vanno mai più via, perché sarebbe uno scandalo tale far credere che sia un suicidio una cosa del genere, bastavano solo i sacchini intorno a renderlo inverosimile. Poi è venuto fuori che è stata picchiata, anche se si è cercato di minimizzare nella perizia dicendo non evidenti tracce, non evidenti, ho capito, però c'erano queste tracce. Io non lo so, guarda, devo dire la verità. Per me c'è un po' una speranza, e non solo per questa procura, per tutte le procure. Per loro sognano di notte il suicidio come una cosa meravigliosa, non per loro specifici, specificamente per le loro persone, ma dico tutto suicidio, così si archivia subito, non ci sono processi, non ci sono problemi, non ci sono risarcimenti danni se poi non riesce a dimostrare, perché in effetti è un lavoro difficile quello dei magistrati in Italia, questo va ricordato. Comunque staremo a vedere. Io fino a poco tempo fa ero quasi certo che avrebbero archiviato come suicidio, adesso mi sembra quasi improponibile la cosa, e fra l'altro abbiamo avuto le prove generali,
quando è uscita quella perizia che parlava, non solo, fatto un pochino stranuccio, della morte 2 o 3 giorni prima del 5 gennaio, ma anche di suicidio come principale probabile morte, no? C'è stata un'insurrezione quasi generale, non ricordo nessuno, né i protagonisti della vicenda, parenti, amici, compresi i sospettati, diciamo, nemmeno in televisione, praticamente nessuno che abbia detto ma sì, sarà un suicidio. È una prova generale, così la procura sa cosa accadrebbe se si cercasse di archiviare come suicidio questo caso. Comunque staremo a vedere, perché tutto è possibile in Italia. Jacopo Veghini, dunque, ciao Paolo, volevo farti notare che hai fatto un'introduzione di 1 minuto e 50 secondi, e mi misuri, proprio come hai fatto di Claudia Liliana, in quei meno di 2 minuti hai detto tantissime cose, prova che in quel tempo è impossibile dire soltanto che farà tardi per andare alla Wind. Ciao Jacopo, sì, hai ragione, ne abbiamo già parlato, ne ho riparlato anche poco tempo fa, è un mistero, ecco, perché vedete, io voglio anche credere a Claudio, io vi ho detto una volta, molti video fa, che al di là di tante cose ho qualche dubbio sul modo in cui ha gonfiato un po' la storia con Liliana, ma per me è molto spontaneo, cioè il fatto che lui parli tanto tanto in televisione non è il comportamento di un colpevole che starebbe molto attento a non farsi beccare troppe volte a discutere del caso liberamente. Però in questo argomento della telefonata è strano che lui ci dica che c'erano così poche parole, perché in realtà la telefonata era molto più lunga, quindi non si capisce bene che senso abbia. È veramente strano questo, è veramente strano. Fra l'altro questo mi ricorda, a meno che non ve l'abbia già detto, perché sono un po' rinco insomma, che Fulvio, in una interessante intervista di cui vi ho parlato, però adesso in questo momento non mi ricordo più il nome dello youtuber, che era un pianista, che però si interessa al caso, ve lo metto in sovraimpressione, abbiate pazienza, Tino Carugati mi sembra, ma non, la mia memoria non è un granché, sono venute fuori tante cose interessanti in quell'intervista, e una di queste è stata che Fulvio ha notato questo aspetto, no? E cioè che Liliana, così ci dice Claudio dopo un po' di mesi, si è ricordato di questo dettaglio, termina in pratica la telefonata dicendo ti dico dopo, ti racconto meglio dopo. Solo che giustamente Fulvio dice, riguardo a cosa? Questo tipo di frase, ti dico dopo, ti spiego meglio dopo, bisogna che prima ci sia stato l'argomento. Fulvio parla di una domanda, no? Come Claudio che chiede per esempio a Liliana, hai una strana voce, cosa c'è, hai problemi oggi? E Liliana potrebbe dire ti spiego dopo. Un'altra possibilità è che la stessa Liliana avesse introdotto qualche argomento, tipo non lo so, oggi ho avuto una giornata terribile, ti dico dopo. Ma ci deve essere qualcosa prima di ti dico dopo, perché è troppo strano dirlo così. E quindi anche questo è un po' un mistero, sembra che la parte del precedente ti dico dopo Claudio l'abbia dimenticata, ma io confido che prima o poi gli verrà in mente e ce la racconterà e vedremo che ha un senso. Qua è venuto uno sgrifo, qua mi scuso, ma a volte se tocchi il touchscreen non si sa perché vengono gli sgrifi. Comunque Donatella Matà, l'idea del corpo nel caso, la scrissi io per prima su un video di Nicola, quando ancora nessuno aveva mai detto, qui Donatella tu ti metti in una situazione critica, perché a sto punto te la devi vedere con Fulvio, perché Fulvio l'ha detto veramente tanto tempo fa, quest'idea di Liliana, il portabagaglio di un'auto, di un furgone, portata sul carso. Io non lo so, mi spiace purtroppo, io so che Fulvio l'ha detto un sacco di tempo fa, però non so quando tu l'hai scritto, bisognerebbe fare questa specie di ufficio del copyright delle idee, che in teoria sarebbe anche possibile, un sito però gestito in modo così un po' serio, in cui uno come una bacheca dice ho questa idea, magari su questo caso, si vede la data, si vede il nico, il nome, e rimane lì scritto, nessuno può cancellarlo. Il primo che arriva ha avuto l'idea ufficialmente, ma non so se si riuscirà a fare. Comunque prendo atto che anche tu, Donatella, hai avuto questa idea, immagino abbastanza tempo fa, insomma parecchio tempo fa. Allora, qui Little Moon, piccola luna, qui parla sì della faccenda, del fatto che si deve pensare alla possibilità che non sia morta il 14 dicembre, proprio basandosi anche sulla perizia, di cui comunque vi ho detto parleremo nel prossimo video in modo dettagliato, soprattutto di questo fatto che hanno escluso il congelamento, eccetera, eccetera.
E poi qua è interessante leggere questo, oltre a tutte le altre stranezze delle borse e gli effetti personali, per me, come già scritto altre volte, sarebbe più verosimile un allontanamento volontario finito male, o perché qualcuno che non doveva trovarla l'ha trovato, perché c'è stato un litigio con chi l'ha aiutata a nascondersi, e per tutte le tante problemi con le autorità, o per chissà cos'altro. Molte ipotesi. Ne parliamo nel prossimo video, perché se incomincio a parlare non finisco più. Parleremo del fatto congelamento da escludere, rigor mortis, quando è morta, le stranezze di entrambe le versioni, perché diciamo la verità, in tutte e due le possibilità ci sono stranezze considerevoli. Oddio, sono sbalordito. Abbiamo finito la sezione dei commenti, diciamo così, concreti sul caso. Adesso ci sono le carinerie, abbiate pazienza, saremo un po' più rapidi, ma anche le carinerie sono carine. Allora, le carinerie, e qui vi devo abbracciare tutti davvero, e non solo quelli che mi hanno scritto i messaggi carini, anche chi partecipa con opinioni o con critiche, o che scoprono che ho parlato del cappello e non c'era, o che mi dicono che non risponde ai messaggi. Comunque sto cercando di farmi perdonare, come vedrete. Trovatemi qualcuno che dedica così tanto tempo a rispondere ai messaggi in modo così dettagliato. So che lo troverete, ma era una frase così, una figura retorica, lascia stare. Qui incominciamo con Paola Nick. Paola, grazie per i tuoi video, sempre interessanti, mi è piaciuto molto anche la parte finale, i commenti. Ho scoperto che sei pure veramente simpatico, grazie Paola. È bello vederti anche ridere. Saluti anche alla tua mogia. Io ho due cani. Noi che abbiamo animali sappiamo cosa significa. Il cane io una volta ce l'avevo, si chiamava Gaucho, pensate. Era un cane con una grande personalità. C'aveva una poltrona che era tutta sua e nessuno poteva prendergliela, se no ti guardava male. Paola Sancia. Ci sono molte Paole ultimamente. Caro Paolo, questo è un saluto amichevole per te. Sono Paolo, ti seguo dalla Costa Rica, ci picchia. Mi piace molto la tua personalità e il contenuto del tuo canale. Sono contenta perché quando ti ascolto mi serve per migliorare il mio livello di italiano. Grazie per la tua originalità, saluti anche alla bella gattina e anche a te. Ti ringrazio Paola, mi fa piacere che mi usi per imparare l'italiano quando magari qualcuno mi potrebbe criticare. Devo dire che parli molto bene l'italiano, nessun accento, no scherza, il testo è molto preciso, devo dire, e sono convinto che anche parlando potresti essere diventata molto brava, ed è bello che tu impari l'italiano. In Costa Rica io non lo so con certezza se si parla spagnolo o portoghese, ma lo spagnolo è parlato in tutto il mondo, è una lingua internazionale, è bello che qualcuno senta così l'interesse di imparare l'italiano, che non è molto internazionale, ma è una bella lingua, spero. Giorgia Savignano. No, scusa, Savignago. Grande Paolo, ho scoperto il tuo canale per caso qualche mese fa e il tuo stile mi è piaciuto subito. Mi piace il tuo modo di drammatizzare un argomento, ahimè, così serio, con qualche battutina buttata là, quando meno te l'aspetti. Oggi tra mosche e sedere della mogia, sì, in effetti quello ho visto solo io, mi hai fatto morire. Provatissimi i tuoi video dettagliati, lunghi e con carinerie finali. Ecco, vedete, anche per questo l'ho messo. Carinerie finali, a lei piacciono molto le carinerie finali, perché so che alcuni non piacciono, però avete notato il dettaglio? Prima parte del video cose concrete, poi commenti che sono concreti, ma sono comunque commenti, e poi le carinerie, come dire, chi interessa solo la faccenda del titolo del video, si guarda la prima parte e chiude lì, e non segue i commenti. Chi segue anche i commenti, perché sono comunque relativi al fatto di cronaca così di Liliana, e poi l'ultima parte, quella che per molti sarà meno interessante, lasci il video prima. Quindi vi ho fatto in ordine, diciamo, di interesse decrescente per alcuni, ma non per me, perché a me la parte dei commenti piace tantissimo, devo dire, piace tantissimo. Ti ringrazio quindi, Giorgia. Mi piace anche che sottolinei che ogni tanto faccio qualche battutina, che in un'ora ci vuole, insomma, se no si muore proprio, e spero che usiate lo stesso criterio anche per altre persone che ogni tanto fanno qualche battuta durante video in cui gli argomenti sono un po' drammatici, ma è un modo per sopravvivere. Marco Vassallo, ti prego Paolo, subito un video monotematico sull'evocazione del demone Bazuzu. Allora, però, ok, dice, anche no, grazie, non vorrei che mi si rompesse il PC. Allora, tutti e due hanno ragione. Pazuzu è uno che rompe le cose e non solo le palline, diciamo, per cui c'è quel rischio che rompa anche il PC. Riguardo a Marco, io parlerei a lungo di Pazuzu. Innanzitutto ti dico che non si scrive come l'hai scritto tu, scrive Pazuzu, ti faccio vedere in sovraimpressione. Ha avuto anche una fugace apparizione nell'Esorcista, un cameo praticamente.
è un demone del vento, anche se devo dire che adesso potrei sbagliare qualcosa perché è stato molti mesi fa. E io ho provato a evocarlo andando nella zona della mia regione dove c'era sempre vento, a 20 km a sud di Trento, e ho messo in telecamera raggi infrarossi e prima ho fatto una preghiera evocativa e ho lasciato io la telecamera. Insomma, me l'ha rotta, come ha fatto a rompermela? Usando il vento, ovviamente. In pratica l'avevo fissata 1,5 metri d'altezza sull'albero e ha creato un vento così pazzesco che a un certo punto la fotocamera è andata a sbattere 1,5 metri sotto, è riuscito a piegare il ramo completamente fino a sbatterla sul terreno e si è rotta, quindi Pazuzu non ama essere evocato. Comunque non è che avessi usato cerchi, che non gli piacciono i cerchi ai demoni, sarebbe un modo per imprigionarli, ma non funziona e si arrabbiano solo. Lasciateli stare i cerchi, non rompete le balle. Vediamo un po', Elisa Borrello. Beh, qua dice, preferirei che ogni tanto rispondesse almeno qualche commento. Lo sto facendo. Fra l'altro vorrei spiegare una cosa. Perché lo faccio a video invece come fanno alcuni direttamente nei commenti? In pratica ci sono due ragioni. La prima è che io faccio meno fatica a parlare che stare a scrivere e così. Poi c'è un fatto che non è detto che tutti vadano a leggersi tutti gli altri commenti e tutte le altre risposte. Per cui se molti mi fanno la stessa domanda, per esempio, io la metto nell'area dei commenti a una persona, ma non è che sono così sicuro che tutti vadano a leggere quel commento. Se lo metto nel video è più probabile che tutti senta quella risposta, che è utile secondo me. Comunque, come vedi, Elisa adesso ha incominciato a rispondere ai commenti e ho intenzione di continuare a farlo perché mi diverto troppo fra le altre cose. È un momento molto bello per me questo e forse sono più prolisso del solito. Poi mi dice addirittura di far fruttare il canale, che ti entri qualcosina, mi propone persino l'abbonamento. Un abbraccio da chi ti segue da anni e non ha mai parlato. Beh, sono contento adesso Elisa che ha incominciato a parlare, diciamo, a parlarmi. Sì, diciamo che ringrazio ovviamente Elisa e spero che adesso mi perdonerà per il fatto che in passato non rispondeva ai commenti, perché adesso rispondo ai commenti. Non a tutti, perché 700-800 non ci riesco proprio, ma comunque cerco di prendere quelli più significativi e magari anche più gettonati, nel senso che anche altri o ci hanno messo il like o hanno fatto domande simili, per esempio. Per quel che riguarda far fruttare il canale, ho già fatto il discorso riguardo alla pubblicità, no? Sì, insomma, non credo che si guadagni molto, ma se entra qualche piccolo soldino in più in questo periodo che fa un po' paura a tutti, no? A parte quelli proprio ricchi ricchi che se ne fregano, ma fa un po' paura questa crisi economica, questi prezzi che vanno alle stelle, delle bollette e tutto. Quindi l'abbonamento io non ho il coraggio di farlo perché mi sembra già strano e vi ringrazio molto che mi guardate a gratis. Pensare che qualcuno pagherebbe per vedermi mi sembra fantascienza. Se dovessi fare l'abbonamento vuol dire che sono proprio alla canna del gas. E sapendo quanto costa il gas voi capite il livello di disperazione e quanto mi costerà questo strano modo di suicidarmi. Rita Vicario, bravo Paolo, bel video, molto equilibrato, obiettivo. Ecco, mi scelgo i complimenti che mi piacciono di più, sono fatto così. Perché in effetti equilibrato, obiettivo, mi piace. Magari non è vero, nel senso che è troppo gentile Rita, ma voglio dire, io cerco di essere equilibrato, obiettivo. Poi non sempre ci si riesce magari, ma per esempio prima vi ho parlato di una brutta teoria su Sebastiano, che in realtà è localizzata solo per quella sua uscita il 30 dicembre, perché ce l'avevo nella testa e non posso non dirlo solo perché io penso che Sebastiano sia innocente. Bisogna parlare di tutti i fatti. Peppe Palena, e noi che ci preoccupavamo del fatto che i video si sarebbero potuti accorciare, e ride, fammi vedere, ride, si fa un sacco di risate, grande Paolo continua così, grande Peppe continuerò così, e ho l'impressione che ogni video sia più lungo del precedente, perché la mia idea è che questo video supererà di parecchio le 2 ore, così a occhio, perché mi sono allungato molto nella sezione commenti che io chiamo da rispondere, non che non risponda alle carinerie, ma diciamo dare risposte articolate. Qua c'è MB, buongiorno caro Paolo, non preoccupati, ascoltiamo con tanto affetto, sei bravissimo, grazie MB. Monica Castaldello, ciao, la parte più carina è la fine del video. Vedi, un'altra persona, cara Monica, che apprezza la comunicazione umana e personale, perché io se no sto davanti a una webcam fissata al muro, è un po' deprimente la cosa, mi piace sapere che ci sono anche persone umane. E qui fra l'altro ci siamo in argomento, perché Adelia Cerchia dice, intanto i 25.500 appassionati non sono pochi, visto la stima che nutrono per te. Grazie Adelia, io ovviamente non credo che tutti i 25.500 abbiano stima di me, alcuni magari
pensano che io sbaglio qualcosa e sono lì a correggere qualcosa, ma va bene anche quello ovviamente. Però interessante è questo, che qua bisogna capire come pronunciarla, credo all'inglese, Bayez Ambray, perché all'italiano Bouyas Ambrig è troppo strano, comunque compra come Ambray. Dice non dirglielo accidenti, qui c'è qualcosa di misterioso su cui indagare, e si fanno delle risate, no? Io immagino che sia, se gli dici così, poi lui si monta la testa e va in giro con un sacco di puzza sotto il naso, pieno di puzza. Ora, non capiterà, innanzitutto perché non mi piace la puzza, e sotto il naso sarebbe terribile, un incubo praticamente. E poi, basta che se mi monto la testa, io esco di casa e subito vengo rimesso tranquillamente a posto. Le commesse del supermercato manco mi salutano proprio, mi tirano il resto su quegli scivoletti d'alluminio che non riesco a tirarli su. Quindi diciamo che riesco a bilanciare il fatto che mi faccia tanti complimenti, che mi fa montare la testa, ma poi c'è il resto della vita che mi riporta a terra, diciamo. Comunque vi ringrazio moltissimo. Ale Spanu dice, ecco, vediamo questo. Qui in pratica Ale chiede di sapere un po' di più chi è Paola Amaro, che si gioca molto di etica tra Francesca. E qui mi piace molto, complimentissimi per la cazione dello spazio per i commenti, per cui rendi più umano le risposte e grazie di rispondere quando puoi alle mie email. Eh sì, in effetti me era venuto il dubbio che l'avevo già sentito, Ale Spanu. Sì, ti saluto quindi Ale, ci siamo già sentiti anche via email. Qua c'è il discorso di parlare di me, ecco, diciamo che un motivo per dirla chiaramente, per cui non ho approfondito la possibilità di fare una collaborazione con Bugalala, non è come qualcuno ha pensato, perché non apprezzo Bugalala, il suo canale o il suo stile, mi piace molto, guardo spesso i suoi video, è che io non sono tipo da live, sono tipo da survive, ma bisogna capire l'inglese per live, sarebbe diretta, ma è anche vivere, anche se si pronuncia in modo diverso, credo. Survive è sopravvivere. Comunque, insomma, mi sentirei un po' a disagio perché non ho quella brillantezza e soprattutto quei colori bellissimi del suo studio. Non so se a casa sua ha uno studio, ma c'è anche un acquario, una cosa meravigliosa, una sola cosa però. Francesca Bugalala, ti prego, fai le coccole a Mao, perché in certi momenti Mao è lì che si ammazza per farsi coccolare e tu non lo guardi neanche. Quello è grave, veramente. Questa è una nota di demerito per te. Si deve coccolare Mao quando è in crisi d'astinenza. Comunque, riguardo anche questo motivo, che se tu ti fai intervistare, che so io quello, dovrei raccontare tutti i fatti miei, ma io non amo raccontare i fatti miei, la mia vita è molto segreta e quindi sarebbe un'intervista molto deludente, credo, e quindi non vorrei affossare gli ottimi indici d'ascolto, diciamo, e di gradimento della Bugalala, che è appunto Francesca. Comunque ti ringrazio Ale anche per complimentarti per la sezione dei commenti che ho fatto io, che ho avuto questa idea geniale, perché mi sembra una bella idea, mia liberamente. Ah, grande parola, stavo aspettando con ansia, grazie, grazie a te Mia. Hai scelto anche un nick molto interessante, molto carino. Dunque, Alessia De Sanctis, ciao Paolo, grazie. Allora, Alessia, qui potete leggere, io lo sto leggendo perché vi ho già spiegato, no? Io li raccolgo per un motivo logico, che sono interessanti, eccetera. Poi però ne ho lì tanti, quando li vedo comparire non subito mi ricordo qual era. Praticamente Alessia è empatica con me sul fatto della fobia della socialità, eccetera, quando magari è su valori numerici quasi troppo elevati. Anch'io la provo, sono un orso e le persone sono imprevedibili, perciò speriamo che nessuno ti accusi di fly killing. Sì, beh, in effetti non riesco a beccarne quante ne vorrei di mosche. Sei un orso, un'orsetta a questo punto. Sai, noi abbiamo un detto qui che in Trentino ci sono circa un centinaio di orsi liberi sui monti e 100.000 orsi in prigionia in città. Come dire che siamo un po' orsi noi trentini. Io sicuramente lo sono, anche se sono un orso che a volte piace, mi piacerebbe anche così socializzare un pochino, ma non è facile. A volte ci sono dei blocchi come, no? Ma adesso mi sto sbloccando un po'. Quindi vi appunto potete leggere, mi fa complimenti, purtroppo sono un po' imbarazzato, ma mi piace molto questa sezione qua delle carinerie. Praticamente dice cose che per me sono molto interessanti, nel senso che rientra in quella discussione dei saluti iniziali. Devo dire che anche chi me l'aveva fatto notare, che non saluto mai, in questo momento c'è una specie di piccola amnesia, non so se era Helga o
Non mi ricordo, abbiate pazienza, ma dopo un po' sono sicuro che comincerò a ricordarmi i vostri nick, perché alla fine quelli che fanno commenti sono un po' le stesse persone, più spesso di altre. Comunque anche quella persona che mi aveva bonariamente rimproverato aveva le faccine che ridevano, quindi non era arrabbiata. E qui Livia mi dice, segui il tuo stile così, sii spontaneo. E poi dice in fondo, non forzare la tua spontaneità per conformarti al cliché del perfetto youtuber inventato da chissà chi. Suppongo da qualche perfetto youtuber o qualcuno che ha inventato la guida per youtuber e è diventato ricco in quel modo. Sì, in effetti non seguo molto il profilo del perfetto youtuber, non chiedo mai di mettere i like, di fare la sottoscrizione, non ho le sigle, mi piacerebbe avere una sigla, vi dico la verità, mi piacerebbe avere una sigla, ma tutte le musiche sono copyrightate e quindi no, non metto la sigla. Se mi viene spontaneo in alcuni momenti, quando nella sezione dei commenti vi saluto, all'inizio proprio non mi viene, non so perché, sarà perché c'è in testa tutta una scaletta, eccetera. Qui è un po' sfocato perché ho fotografato il monitor. Ah, però questo andava mostrato. Questo lo scrive Livia Iarca. Le tue collaboratrici sono bellissime e bravissime, senza virgola, bravissime proprio. È un errore di battitura, capisco benissimo, è uno scherzo, sono scherzosa a volte. Si sa che molto spesso le donne belle danno fastidio a certe femminucce, a certi omuncoli, che preferiscono le stupidine. Mi meraviglio di te però. Qua parla anche di una cosa un po' più seria, che non è colto il problema. Paola disturba qualcuno che vorrebbe che Paola sia marito, così disturba anche Maddalena e disturbi tu. Ecco da dove questo odio e questo fango arriva. E qui in pratica, insomma, sostiene che ci sono dei fake, delle specie di troll che attaccano me, le mie collaboratrici, perché non condividono la tesi. Perché, più che altro perché io non condivido la tesi unica, del pensiero unico che il colpevole sia Sebastiano. Ti dico, Lidia, è una possibilità. Io francamente non credo che sia proprio questa la ragione, quantomeno per alcuni potrebbe anche essere, sicuramente chi ha teorie diverse, visto che c'è un tifo quasi calcistico in questa vicenda, potrebbe avermi in antipatia per quella ragione e magari scrive qualche commento un po' ostile, ma alcuni, innanzitutto non sono poi molti i commenti ostili, così a occhio, faccio fatica a trovarne, qualcuno c'è, ma sono veramente pochi. Secondo me è più probabile che ogni volta che ti esponi un po' al pubblico a qualcuno non piacerà, insomma. Mi sono un po' sorpreso che abbiano attaccato anche Paola, che ha solo collaborato con me. Ho mostrato qualche volta la sua foto, ma è veramente strano arrabbiarsi solo per quello. Ma è possibile anche che l'invidia sia una brutta bestia, come sapete. Comunque ringrazio Livia, io spero che la situazione non sia così brutta come tu immagini, insomma brutta, poi ci fa una sega, insomma, sta cosa, ma comunque sarebbe brutto che ci fossero questi complottardi in giro che ci danneggiano. E Kay, l'avevo già sentito questo, davvero Sebastiano è troppo simpatico? Ah, interessante questo. Io non lo conosco, ma dall'esterno sta simpatica anche a me. Adesso che so che cucina molto bene, a maggior ragione, sono una buona gustaia. E qua credo che faccia la linguetta che si lecca la lingua. Comunque anche tu, Paolo, non scherzi. Ah, quanta simpatia, perché io mi piace mangiare, ma cucino solo roba del supermercato. Sono riuscito a vedere tutto il tuo lunghissimo video, brava, brava. Sarebbe bello poter dare dei premi, come almeno come emoticon, qualche cosa, stelline a quelli eroici che sono arrivati fino al fondo del video. Senza annoiarmi neanche un secondo. E già non vedo l'ora che arrivi il prossimo, ma sei troppo carina, IK. Non so se sei una femmina, un maschio o una femmina, ma comunque sei una persona meravigliosa. Grazie di renderci le cose meno pesanti e drammatiche di quanto non siano. E di essere super partner. Sono un po' super partner, ma che si è fatto un'idea, ecco, vorrei spiegare meglio questo concetto. Per me essere super partner e obiettivi significa considerare tutte le possibilità, però dopo mesi che lo fai arrivi a una conclusione, non vuol dire che non sei più obiettivo, vuol dire che hai raggiunto una conclusione. Io all'inizio pensavo che fosse Sebastiano il colpevole, poi ho sospettato di altre persone, ma non avevo nessun pregiudizio di dire quello non voglio sospettarlo, quello mi sta antipatico per la faccia, eccetera. Dopo mesi che ho analizzato, adesso io non dirò tantissime cose contro Sebastiano, solo perché non mi sembra colpevole, ma in passato ne ho dette. Al primo video vi ho spiegato anche che era molto sospetto che lui avesse un alibi e altre cose. Comunque cerco di essere super partner, se poi dopo mesi mi faccio anche un'idea. Riguardo poi al fatto, davvero Sebastiano è troppo simpatico, ecco, vorrei spiegare, perché non vorrei ritrattare.
No, è simpatico, mi è umanamente simpatico, però non è che bisogna pensare che noi ci sentiamo al telefono e lui mi fa fare un sacco di risate. Abbiamo avuto due telefonate, nessuna delle due è stata divertente perché non c'era motivo di ridere, la sua situazione ancora oggi non è bella, anche se dopo tanti mesi sta incominciando un po' a respirare di nuovo e per alcuni questa è una colpa, sappiamo, ma non è che ci facciamo tutte ste risate, francamente. Per me è umanamente simpatico perché dopo tanti mesi, quando mi sono fatto l'idea di cosa è realmente accaduto, ho l'impressione che Sebastiano abbia subito un'ingiustizia enorme, perché in pratica qualcuno gli uccide la moglie e in pratica qualcun altro cerca anche di farlo condannare con un sacco di brutta voce. È qualcosa di peggiore del cornuto emaziato, insomma, qui è proprio vedovo emaziato. Sono di quelle cose che a volte abbiamo visto anche nei film, film piuttosto patetici magari, di quelli melodrammatici, no? Che c'è una persona che subisce ingiustizie terribili e nessuno può far niente, tu sei lì a guardare la televisione con i budelli che ti si intorcigliano e non puoi fare niente. Ecco, beh, mettiamolo così, questo non è un film e io posso fare qualcosa, posso parlare, cercare di spiegare un po' come secondo me sono andate davvero le cose ed è quello che cerco di fare tutto sommato. A questo punto vi saluto perché questo era l'ultimo commento delle carinerie, quindi vi ringrazio e vi dico alla prossima.